un intervento di un legale di Marco D'Antonio che dirà in personificati come sta trasformando il sistema di accoglienza questo decreto. Poi daremo la parola ai nostri sindaci che, come sapete, sono sempre molto occupati, per cui hanno bisogno poi di essere liberati. E poi il rappresentante dell'ASGI ci parlerà di quelli che sono anche gli emendamenti che stanno facendo sui decreti, di quello che noi auspichiamo insomma possa essere in qualche maniera ridotto come danno. E poi insomma lasciamo la parola libera a tutti i rappresentanti e gli enti gestori. La nostra somma gioia è arrivata anche a Vignatala, perché mi fa la figura. Quindi noi abbiamo immaginato questa giornata proprio con tutti gli operatori dell'accoglienza, perché avevamo bisogno di fare il punto tutti insieme. Quello che è successo, quello che ci sta facendo immaginare questo decreto, è qualcosa di devastante, di drammatico. Drammatico perché tutto il nostro lavoro che va avanti da 15-20 anni, è praticamente messo in discussione completamente. La stessa vita degli SPRAR, che sono nati per l'accoglienza dei clienti asilo, viene messa in discussione perché non si permette più agli SPRAR di accogliere i clienti asilo, ma solo le persone in protezione. E tutta una serie di altre cose di cui parleranno più legali, insomma, ci fanno immaginare un tentativo molto violento di distruggere l'articolo 10 della Costituzione. E insieme a questo, tutto questo sistema virtuoso che noi in eccellenza abbiamo messo fuori, no? Abbiamo messo su questo bellissimo sistema che ci fa vedere con tanti colleghi, sapendo che abbiamo fatto sempre gli stessi percorsi, che abbiamo gli stessi obiettivi. E ci piace l'idea che la provincia di Lecce è sempre stata considerata una provincia di avanguardia per quanto riguarda i livelli di accoglienza. Oggi tutto questo non ha più nessun valore, per cui veniamo preparati a chiunque insomma, possa fare poi accoglienza nei grandi centri, con numeri che sono assolutamente improponibili dal punto di vista umano, con una caduta veramente per quanto riguarda anche la prima accoglienza, e vuole essere soltanto un'accoglienza di vitto e alloggio senza nessuno strumento, come se le persone andando poi in commissione senza aver avuto nessun tipo di aiuto possano poi raccontare la loro vita, possano poi esprimere qual è il disagio, la violenza, la tortura che possono aver subito per essere stati costretti a scappare. È tutto veramente molto, molto drammatico, molto brutto. Mi fa piacere comunque oggi vedere questa sala piena, una sala piena di persone che in questi anni hanno costruito professionalità, una professionalità unica, come dicevo prima, per un lavoro che ci siamo scelti. Non è un lavoro che ci è piovuto dal cielo, perché è un lavoro che o lo fai con il cuore o non lo puoi fare. E allora anche questo, anche aver dato lavoro, essere riuscito a creare lavoro in una provincia come quella di Lecce, è un valore aggiunto che non può essere messo in discussione da nessuno. Io passo la parola adesso a Marco D'Antonio. Quindi io nel mio intervento, come già anticipato Anna, cercherò di focalizzare attenzione su quelli che saranno gli effetti del decreto legge 113 del 2018, il cosiddetto decreto sicurezza, nei confronti dello SPRAR. Quindi due parole, giusto, lo SPRAR in questa sala tutti lo conoscono perché molti ci lavorano. È un sistema che è stato preso a modello anche dai governi precedenti. Questo perché? Perché lo SPRAR è un sistema virtuoso, come diceva Anna, perché agevola quelli che sono percorsi di integrazione, intanto perché vengono preferiti un sistema di accoglienza dove le persone vengono inserite nel contesto urbano, i piccoli centri, spesso in appartamenti. In più all'interno ci lavorano del personale specializzato. Tutto questo quindi dà la possibilità alle persone che vi entrano di imparare la lingua italiana, e quindi vengono organizzate le forze lavoro, vengono assistite, vengono tutelate nei loro diritti, e tutto questo limita la conflittualità sociale. Questo sistema viene colpito al cuore da questo decreto, viene colpito insomma, si può pensare nel futuro addirittura insomma comunque un depotenziamento abbastanza forte. Questo io l'ho individuato in tre ordini, soprattutto per tre motivi principali. Prima di tutto, questo decreto rimodella tutto il sistema di accoglienza.
Secondo, viene eliminata la protezione umanitaria. Terzo, viene resa più difficoltoso l'accesso alla procedura di asilo e anche alla tutela dei diritti dei richiedenti, con conseguente minore possibilità di ottenere la protezione. Tutto questo influirà in modo chiaro nei confronti dello SPRAR. Intanto c'è, come dicevo, quindi cominciamo ad analizzare questi tre punti. Prima abbiamo un accentramento del sistema di accoglienza. Quindi se fino adesso appunto il sistema di accoglienza per il richiedente asilo veniva affidato ai comuni, ai singoli comuni, adesso sarà lo Stato che affiderà direttamente questi servizi e affiderà vengono privilegiati i grandi centri, possibilmente che si trovano al di fuori del centro abitato. Parliamo soprattutto degli hotspot dei CARA e più i CAS. CAS, questo sistema dei CAS che diciamo, ha mostrato molte fragilità, soprattutto perché l'affidamento è avvenuto anche ad associazioni che non avevano alcuna esperienza nel settore fino ad oggi, addirittura associazioni profit che non avevano nemmeno gli operatori che si sono formati e che hanno lavorato da anni diciamo, e che quindi hanno maturato un'esperienza notevole. Quindi i richiedenti asilo in futuro potranno essere accolti solo in questi centri. Non si comprende per quale motivo col decreto viene esclusa la possibilità per il richiedente asilo di essere accolti all'interno degli SPRAR. Leggendo le norme del decreto sembra che sia stato quasi un accanimento nei confronti dello SPRAR, del sistema di accoglienza, perché non c'è una ragione, c'è chi sostiene che si voglia smantellare un sistema proprio perché funziona. E questo ci lascia pensare. Ma tra i CAS all'interno dei richiedenti asilo, che sono poi le cosiddette categorie vulnerabili? Parliamo di donne con minori, parliamo di vittime di violenza, vittime di tratta, persone che hanno subito violenza per orientamento sessuale, anziani. Tutte queste categorie che fino adesso venivano accolte all'interno degli SPRAR, che ha proprio dei servizi mirati per questo tipo di, per queste categorie di persone, non troveranno più ospitalità all'interno degli SPRAR, ma verranno accolte all'interno dei grandi centri, che anche solo per i grandi numeri che vi sono all'interno non potranno prestare l'attenzione necessaria e anche avere quei servizi e quelle competenze che sono fondamentali per mettere in conto le esigenze di queste categorie di persone. Altra questione riguarda appunto quello che dicevo prima, l'eliminazione, qui abbiamo, viene eliminata la protezione umanitaria. Quindi consideriamo che gli SPRAR, o nell'80% delle persone che sono all'interno degli SPRAR, sono costituite da persone con protezione umanitaria o richiedente asilo. Quindi l'80% delle persone stanno lì all'interno degli SPRAR non potranno più accedervi. Perché parlo di eliminazione della protezione umanitaria? Perché qualcuno, chi sostiene questo decreto, dice no, in realtà non è stata eliminata, ma sono state tipicizzate le ipotesi nelle quali attribuire la protezione. Ma in realtà così non è. C'è appunto, i sostenitori del decreto dicono che la protezione umanitaria aveva una formula troppo generica, quindi non erano specificati in modo specifici quali casi avrebbero avuto diritto a questa protezione. Quindi con questo decreto invece noi indichiamo in modo preciso quali sono le persone che hanno diritto a questa protezione, ma in realtà non è così. Intanto si fa rientrare in questa categoria delle tipologie di permessi di soggiorno che erano già presenti prima di questo decreto. Pensiamo ai permessi per cure mediche, ai permessi per le vittime di tratta, ex articolo 18, quelli per violenza domestica. Queste erano già figure che erano già previste
previste prima l'entrata in vigore di questo decreto. È stato solo cambiato il nome del permesso di soggiorno da rumbi umanitari in casi speciali. Quello che introduce questo decreto, quali sono le tipologie? Abbiamo il permesso per calamità, che avrà la dura, quindi tanto richiede una situazione contingente ed eccezionale, quindi diciamo questa poi sarà anche, tra l'altro le rilasciate non parte da questura dovrebbe rilasciarla, quindi qui abbiamo a che fare anche con la discrezionalità della questura, che in questi tempi insomma, si deve ritenere che sarà abbastanza rigida. Ma questo permesso cosa avrà diritto? Chi ha diritto a questo tipo di protezione? A che cosa avrà diritto? Un permesso di 6 mesi non convertibile per motivi lavoro. Praticamente è poco più che niente. Un permesso di cui la persona arriva in Italia non sa cosa farsi in questo permesso. È un permesso che porta inevitabilmente la persona a diventare irregolare. L'altro permesso è quello per valore civile, cioè una persona che ha compiuto un atto di estremo valore, ma questo riguarderà poche unità di persone, parliamo di, cioè forse non arriveremo a 10 in un anno, quindi è un permesso insomma di cui non vale la pena neanche parlarne. Poi ci sarà il cosiddetto permesso per protezione speciale, questo sarà effettivamente quello che sostituirà la protezione umanitaria. Intanto in questo permesso non mi richiamo alla Costituzione, all'articolo 10 della Costituzione, all'asilo costituzionale. Primo problema, il che darà, aprirà la strada a numerosi ricorsi giurisdizionali. Ora non mi illustro, diciamo, vado nel dettaglio perché sarebbe molto tecnico, diciamo, questo discorso. Ma dall'altro lato, questa protezione che viene data solo in casi molto, in casi molto gravi, sono ad esempio quali sono? O se la persona rischia di subire tortura, o anche se rischia persecuzione, atti di persecuzione. Quindi diciamo che queste qui sono ipotesi insomma, che non sono sempre riscontrabili. E quindi, tra l'altro, che cosa darà diritto a questa protezione speciale? Questa protezione speciale darà diritto a un permesso di soggiorno di un anno non convertibile per motivi di lavoro. Quindi anche questo è un tipo di permesso di soggiorno che non andrebbe mai consigliato alla persona che arriva in Italia, perché la possibilità di non convertirlo per motivi di lavoro significa che la strada è sbarrata, non puoi arrivare a perdere questo permesso di soggiorno e quindi se non immediatamente nel giro di poco tempo diventerà anche lui un irregolare. C'è chi sostiene che in Italia venivano, sempre dalle parole chi sostiene questo decreto, che in Italia venivano lasciate troppe protezioni. In realtà non è così, perché l'Italia, tra la protezione internazionale e quella umanitaria, in Italia vi è la media del 43% del 42% di riconoscimenti, la media europea è del 43%. In più addirittura l'Italia ha una percentuale molto più bassa di riconoscimento della protezione internazionale che è del 26%, mentre negli altri paesi dell'Unione Europea è del 33%. Quindi vediamo che le decisioni delle commissioni, hanno un metro di giudizio molto meno elastico rispetto ad altre, alle altre commissioni della media europea. Quindi, questo non corrisponde al vero questo aspetto. Poi si dice che l'Italia è uno dei pochissimi paesi dell'Unione Europea ad avere una forma di protezione alternativa rispetto alla protezione internazionale. Così non è, perché 20 paesi su 28 in Europa hanno delle forme alternative di protezione similari a quella umanitaria, quindi diciamo che tutti i paesi ce l'hanno, ora l'Italia ce l'ha solo sulla carta, concretamente possiamo dire che non ha più questo tipo di protezione. In ultimo, l'ultimo aspetto è quello che questo decreto rende più difficoltoso presentare una richiesta di protezione. Questo potrebbe, qualcuno potrebbe dire, ma questo non avrà effetti sullo SPRAR. Io non ritengo che sia così, perché anzi avrà effetti diretti, immediati nei confronti dello SPRAR. Intanto questo decreto fa
renderà più difficoltoso l'accesso alla procedura. L'accesso alla procedura cosa significa? Che se una persona fugge per motivi di persecuzione non gli si consente in modo, non viene agevolato nella presentazione della richiesta di protezione. E questo è un fatto molto grave. E questo perché? Prima di tutto perché sono state previste intanto delle cosiddette procedure accelerate della richiesta di protezione, perché arriva in frontiera. E la norma dice se per coloro che hanno eluso o tentato di eludere i controlli della frontiera. Ora, in quali casi si verifica questa ipotesi? In tutti i casi. Perché anche il fatto di arrivare senza documenti nel territorio italiano significa il fatto di si rientra in questa fattispecie. Ora teniamo, il legislatore probabilmente dimentica che non vi sono canali legali di ingresso in Italia per chi intende venire qui e fare la richiesta di asilo. Quindi chi fugge dalla Siria, dall'Afghanistan, dall'Iran, dalla Somalia non ha la possibilità di venire se non affidandosi ai canali illegali, quindi non può venire con i documenti. Ma a maggior ragione le persone, coloro che arrivano in Italia senza richiedere asilo senza documenti, probabilmente sono proprio le persone che a maggiore rischio persecutorio in caso di ritorno, perché la persona che ha un problema con il suo governo prima di lasciare il paese pagherà a distruggere i propri documenti proprio per evitare di essere fermato in frontiera. Quindi in questo modo queste norme mirano quasi a scoraggiare la presentazione della richiesta, ma a colpire i veri rifugiati. Tra l'altro, l'altra cosa che fino adesso in Italia non si era mai arrivato a questo è quello di prevedere il trattenimento e per chi? Sempre per le persone che eludono, tentano di eludere i controlli della frontiera. Trattenimento significa che le persone verranno inviate nei CIA con le persone che rischiano, cioè che sono in quei centri per essere espulse. Ora, una persona che io ho un po' di esperienza perché da quasi 20 anni mi occupo del settore e so e conosco qual è la situazione psicologica del vero rifugiato, della persona che ha paura di rientrare nel proprio paese. Quindi trovarsi a fianco con persone che sono lì per essere rimandate nel suo paese, nel loro paese, magari non gli è stato spiegato in modo corretto, in modo esaustivo qual è la procedura, la persona avrà serie ripercussioni psicologiche. Cioè tutto si fa tranne che tutelare queste persone di chiedere. In più, sia all'interno delle procedure accelerate, tutto dovrebbe avvenire, quindi la risposta della Commissione in pochissimi giorni, e che anche nei CIE non ci saranno dei servizi di tutela, così come ci sono negli SPRAR, per informare ma anche per tutelare le persone su quella che è la procedura, su quelli che sono i loro diritti, su quello che è necessario produrre in commissione, spiegare come si può generare il colloquio in commissione. Quindi di conseguenza avremo molte meno riconoscimenti della protezione rispetto a, ma anche la possibilità solo di istruire, di farsi inviare dei documenti importanti che magari non hanno in quel momento. Quindi avremo di conseguenza anche meno, cioè si può ritenere, spero che non sia che così non sarà, insomma, però si può supporre che le protezioni saranno di numero inferiore rispetto a quelle che abbiamo oggi, o rispetto a quelle che meritano il richiedente asilo di vedersi attribuire. Quindi alla fine credo sia stato chiaro comprendere quali sono le ripercussioni nei confronti dello SPRAR. Questo decreto, dal mio punto di vista, ma anche da parte di molti, porterà ad avere molte più persone irregolari sul territorio nazionale, quindi a molte meno persone che usufruiranno dei servizi di accoglienza e quindi un aumentato allarme sociale. Grazie a tutti.
passare la parola a qualche ente locale, a cominciare da Paolo Greco, c'è un ufficio proprio, non è che questo si voleva fare. Perché vorremmo porre l'attenzione degli enti locali, progetti scarsi, sono progetti degli enti locali, l'ordine del giorno che è passato a Torino per la sospensione di Greco Salvini fino all'attesa insomma degli emendamenti, quindi delle discussioni in aula, che è stata rinviata poi dal 5 novembre. Qui ci piacerebbe che gli enti locali, dove siamo presenti, presentassero questo decreto, questo ordine del giorno, che è stato fatto anche a... Quindi magari ci sentiamo in questi giorni, se siete d'accordo, ma immagino siete d'accordo, altrimenti non sfidereste un progetto strano, facciamo la stessa cosa che ha fatto Torino. Quindi passo la parola a Paolo. Buongiorno a tutti. La cosa è talmente d'ufficio che, come dire, io non ho un intervento preparato, tra virgolette. E, naturalmente accolgo per quanto riguarda il Comune di Capraia l'indicazione di presentare un ordine del giorno al Consiglio Comunale e in qualche modo avere una serie di delibere di Consiglio che seguano l'esempio di Torino. Naturalmente da parte nostra l'esperienza dello Stato è un'esperienza eccellente, come esperienza di una comunità, eccellente come esperienza di accoglienza, eccellente anche come esperienza di lavoro. Non è un tema ultimo rispetto a quelli che affrontiamo oggi, ma è sicuramente un tema importante, soprattutto in una realtà, in delle realtà come le nostre, in cui il lavoro spesso manca, in cui il tema del lavoro è un tema centrale, un tema cruciale di qualunque attività amministrativa e politica. Credo che questo sia uno dei temi da sollevare e credo che sia uno dei temi che possa, lo dico a malincuore, anche avere una maggiore presa, tra virgolette, in termini esterni rispetto a noi. Perché purtroppo dobbiamo anche confrontarci con quella che è la sensibilità generale che esiste in questo periodo. Non ci dobbiamo adattare, ma ci dobbiamo farne i conti. Adattarsi a questo non è lo spirito, ma come dire, guardare la realtà con occhi sinceri credo che sia obbligatorio. Qui si vuole a tutti i costi creare un problema. Si vuole a tutti i costi creare un problema per cui si smantella ciò che funziona in maniera tale che il problema esista, sia un problema vero, sia un problema sempre presente, quindi sia un problema in qualche modo che premia chi questo problema lo evidenzia, questo problema lo vuole affrontare, diciamo. In realtà chi silenziosamente lo sta affrontando siete tutti voi, siamo tutti noi. Però questo non ha finora ottenuto un giusto riconoscimento di una serie di sforzi, una serie di fatiche che hanno portato ad una reale visione di una soluzione del problema o comunque di una non gestione sempre allarmistica, una gestione sempre eccezionale, ma ad una normalizzazione della gestione del problema. Un problema che non si risolve, come dire, mi permetto di dirlo sinceramente, non sono date passeggere, questo è quello che probabilmente non è chiaro a monte di qualunque decreto, non sono date passeggere, le migrazioni sono un fenomeno ormai fisiologico nel mondo, questo fenomeno non si contrasta con un decreto, non si gestisce con un decreto che è volto soltanto a dare sfogo soltanto ai problemi in maniera tale da avere un successo politico. Il nostro successo è stato invece lavorare tutti i giorni a contatto con queste persone, a contatto con gli operatori che ci sono andati. Non possiamo fare altro oggi se non, credo, testimoniare l'eccellenza di quello che è stato raggiunto e soprattutto dobbiamo, secondo me, sottolineare i punti che più fanno presa, torno su quello in cui ho iniziato, quello del lavoro, quello di un sistema che comunque genera economia,
un'economia non fatta da condizionatori d'aria, ma fatta da cose reali, fatta da esperienze reali e concrete. Per cui io credo fortemente che su questi punti noi dobbiamo battere, su questi punti noi dobbiamo in qualche modo cercare di far cambiare il sentimento dell'opinione generale rispetto al progetto Spa, rispetto ai progetti Spa, rispetto a questa gestione che si è avuta fino adesso. Vi auguro un buon lavoro. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Il contributo che volevo portare io a questo incontro è l'argomento di cui si è discusso la settimana scorsa in un'assemblea di ANCI, dei sindaci capoluogo di provincia, rispetto al decreto immigrazione e sicurezza entrato in vigore a ottobre. Il 18 ottobre, in seguito a questa riunione, durante la quale sono intervenuti circa 50 sindaci, ovviamente tutti i sindaci di città che ospitano progetti strada, se non proprio nel capoluogo, nei paesi della provincia, è emerso una serie di riflessioni che poi sono diventate 6 emendamenti proposti dal presidente di ANCI, il sindaco di Bari De Caro, e il sindaco del comune di Prato, che sono stati inviati all'attenzione del ministro degli interni il 18 ottobre. E questi emendamenti, ve li leggo brevemente, riguardano uno, l'approvazione del sindaco rispetto all'apertura di centri di accoglienza di qualunque natura sul proprio territorio, quindi il sindaco deve esprimere il suo parere prima che di default vengano la prefettura decida di aprire un CAS piuttosto che un altro centro. E poi si chiede di consentire l'accesso dei richiedenti asilo vulnerabili all'interno dei progetti SPRAR con un altro emendamento. Si chiede di includere nella definizione di sistema SPRAR tutti i servizi di accoglienza per minori che sono predisposti dalle amministrazioni locali. Si chiede di consentire l'accesso ai progetti SPRAR dei titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore di questo decreto, di inserire una norma di coordinamento volta a definire le modalità di accesso allo SPRAR e l'introduzione di una nuova tipologia di permesso speciale di soggiorno per volontà di integrazione a fronte di criteri oggettivi verificati dai questori. E ovviamente, diciamo, c'è un po' di pessimismo rispetto alla disponibilità del ministro perlomeno di provare a ragionare su questi emendamenti. E devo dire che dalla riunione che abbiamo fatto emergeva molto molto sconforto, una grande preoccupazione degli amministratori rispetto all'entrata in vigore del decreto, perché ovviamente questo avrà ricadute concrete, serie sui territori e in particolare poi sulle amministrazioni locali, che dovranno farsi carico necessariamente di una serie di situazioni che al momento vengono egregiamente gestite da chi si occupa degli SPRAR. E già, diciamo, quotidianamente le amministrazioni affrontano queste situazioni. Io la settimana scorsa da noi, presso i nostri servizi sociali, sono venuti rappresentanti della comunità pakistana, perché un loro connazionale senza fissa dimora dava di matto nella zona della stazione, loro chiedevano a noi aiuto. In questo caso noi dobbiamo attivare i nostri servizi sociali, che si rivolgono al centro di salute mentale che prende in carico questa persona. Vi assicuro che più spesso, diciamo, invece che fare questa procedura, la persona in difficoltà o subisce un TSO e va in psichiatria per 8-15 giorni e dopo ritorna in mezzo alla strada con possibilmente più problemi di prima, oppure viene arrestato, perché quelle sono le vie, diciamo. I comuni non hanno una struttura riabilitativa, un centro di accoglienza, una casa dove ospitare queste persone in difficoltà. E questa cosa, per esempio, la fanno i progetti che ospitano le persone vulnerabili, dove, siccome i disturbi mentali sono molto frequenti nelle persone che arrivano
nelle nostre città. Purtroppo la rete dei servizi sociali, dei servizi sanitari, delle amministrazioni non riesce a farsi carico di queste persone. Ovviamente molte di queste che usciranno fuori dai programmi di protezione diventeranno persone senza fissa dimora, diventeranno bambini, famiglie con bambini che probabilmente non riusciranno più a essere seguiti nel loro percorso di studi, diventeranno problemi per le comunità, quando adesso invece sono situazioni gestite in maniera anche abbastanza ordinata. Inoltre lo SPRAR, diciamo, la piccola organizzazione di questo tipo, ottiene ottimi risultati anche di integrazione nelle comunità dove si inseria, a differenza dei grossi centri di accoglienza che invece, ospitando grandi numeri, sono anche percepiti dalla cittadinanza come situazioni allarmanti, no? È chiaro che noi sul nostro territorio questa esperienza l'abbiamo. Non è la stessa cosa ospitare 250 persone di origini diverse con problematiche differenti in un posto piuttosto che invece 10 persone in un quartiere dove spesso poi diventano parte anche di quel tessuto sociale, come le esperienze dimostrano. Per cui diciamo la presa di posizione di ANCI è meritoria. Io non sono, di solito sono ottimista per natura, in questo caso invece mi sento abbastanza pessimista perché diciamo, sappiamo il clima che c'è in questo momento, un clima che io noto che si sta anche diffondendo nelle nostre comunità, e questa cosa devo dire che mi fa molto paura. Grazie e buon proseguimento. Sarò breve perché devo andare, però una considerazione voglio fare. Secondo me questo decreto ha un intento punitivo più che un intento di accoglienza regolamentare del sistema delle migrazioni. Quindi se noi già partiamo, ecco, da questo tipo di analisi, probabilmente dovremmo dire qualcosa di più e di diverso su questo decreto. Però io non ho letto tutto, non voglio, come devo dire, fomentare dissenso, eccetera. La cosa che mi ha preoccupato è un'altra. Noi il 10 di dicembre prossimo ricorre l'anniversario, il 70° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani. Ma secondo voi questo decreto risponde ai requisiti dei diritti umani che sono stati sanciti dalle Nazioni Unite e che noi in Italia abbiamo approvato, che noi ci siamo impegnati a regolamentare e a fare attuare sul nostro territorio? Allora, se questo è quello che è il sistema con cui il governo intende procedere in materia di assistenza, io credo che bisogna prendere distanze in maniera molto chiara e molto netta. Questo allora, cosa vorrei che emergesse da questa assemblea che vedo così numerosa e così partecipata? Vorrei che venisse proprio in evidenza questo fatto, che noi tutto oggi stiamo facendo con questo decreto che si vuole approvare, meno che l'accoglienza prevista dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Se questo è il governo, andiamo avanti. Grazie, buon lavoro. Appunto del dato su quello del quadro sociale che provoca questo decreto. Grazie Anna. Grazie per l'invito innanzitutto. Io non sono un giurista, quindi non entrerò negli aspetti tecnici del decreto. In qualche modo già Marco ne anticipava e Dario sicuramente. Nel merito. Io mi occupo di sociologia delle migrazioni, cerco di insegnare sociologia delle migrazioni e fare ricerca su questo tema. Quindi credo che anche questo decreto, che peggiora tutta una serie di aspetti, debba però essere inquadrato in un quadro di riferimento, altrimenti a mio avviso rischiamo di concentrarci solo su un aspetto che è importante, ma che non è il cuore del problema. Giustamente Marco ci parlava dell'efficacia che si raggiunge con l'inserimento all'interno degli strati.
I dati ci dicono che negli strati c'è solo il 20% della popolazione che oggi arriva in Italia. E questo è un dato che noi dobbiamo tenere sempre a mente. Perché dico questo? Perché quando si parla di sistema di accoglienza, credo che bisogna ripensare le scale nel quale il fenomeno migratorio prende forma. Se voi ci fate caso, se voi ci lavorate, quindi lo sapete meglio di me, c'è un anno particolare, che è il 2011, quando in questo paese si ritorna a parlare sistematicamente di immigrazione, secondo alcune retoriche ben precise, e quando si parla di immigrazione si fa coincidere il fenomeno con l'accoglienza, dimenticando che l'Italia è un paese che è destinatario di flussi migratori oramai da 40 anni. Dopo 40 anni si riconcentra di nuovo quasi esclusivamente sull'accoglienza. Ci sono alcuni punti per quel decreto che è vero, non avranno nessun impatto, quello che facevo riferimento rispetto al permesso di soggiorno per valore civile, ma un altissimo impatto simbolico. Ripropongono l'idea di migrazione come eccezione, quindi noi concediamo il diritto a chi esula dalla norma, perché l'idea che c'è dietro è quella che le migrazioni siano un'eccezione. Mentre noi oggi stiamo parlando qui, ci sono 7.000 persone in marcia verso il confine degli Stati Uniti d'America. Ora, la questione che noi dobbiamo tenere in considerazione, lo dico prima di tutto a me stesso, è che il sistema di accoglienza europeo e italiano è fallimentare, e ce lo dicono i dati. Da qui noi dobbiamo partire. Uno dei temi che si è imposto anche ultimamente, che si è ritornato a parlare nel dibattito pubblico correlando all'immigrazione, è la questione del lavoro nero, dello sfruttamento in agricoltura e del caporalato. Bene, se noi andiamo a vedere chi oggi lavora in agricoltura sottoposta a livelli di sfruttamento altissimi, ci accorgiamo che non sono irregolari o clandestini, come ci viene ripetuto, ma sono soggetti, nella gran parte dei casi, riconosciuti come profughi o ancora all'interno del sistema di accoglienza. Samuele Sacon, che è stato ammazzato con un colpo di pistola in testa quest'estate, era un rifugiato. Okay? Mohamed, che è morto mentre raccoglieva le angurie qui a Nardò, pardon, pomodori qui a Nardò, era un rifugiato politico. Esatto. Se noi pensiamo alla situazione del CARA di Foggia, ce ne rendiamo perfettamente conto. Oggi il nostro sistema di accoglienza, che per l'80% si basa su un'accoglienza straordinaria, che è straordinaria, non ha nulla, viene costruita come straordinaria, avviene all'interno dei grandi centri che questo decreto andrà ad incrementare. E la situazione di Borgo Mezzanone è piuttosto emblematica di quello che avviene in Europa. L'elemento che noi dobbiamo prendere in considerazione, e credo che noi abbiamo necessità di spostare un po' più in là l'asticella del discorso, è che è la politica europea sulle migrazioni che è fallimentare. A iniziare da alcuni elementi che tu dicevi, ma la cronaca ce lo ricorda sistematicamente. Pensate a tutto il clamore che è stato costruito rispetto alla questione della nave Diciotti. E le dichiarazioni del nostro ministro degli interni che diceva: nonostante tutto quello che è stato fatto, questi appena hanno avuto la possibilità di andarsene se ne sono scappati. Chiunque conosca i fenomeni migratori, chiunque abbia studiato le diaspore politiche, sanno perfettamente, per esempio, che il trattato di Dublino è un elemento che incide negativamente rispetto ai processi di inclusione sociale. Basta studiare la storia della diaspora curda, su cui tanto è stato scritto, o della diaspora armena. Quindi noi abbiamo una serie di leggi che in realtà, come dire, vanno a creare dei problemi sul territorio. E il nostro sistema di accoglienza, che bisogna dire, non è fatto solo di SPRAR o di CAS gestiti bene, perché ci sono, bisogna fare attenzione chiaramente. La questione della malaccoglienza, che da anni viene denunciata, è stata anche strumentalizzata, perché il meccanismo è stato: vedete che cosa succede, abbiamo ragione noi a chiudere tutto. Ma anche chiudersi e, come dire, arroccarsi nella difesa del sistema di accoglienza, secondo me rischia di essere perdente, o meglio, noi puntiamo sul difendere quello che funziona, ma
diciamoci anche la verità, lo dicevi prima tu, non ci sono canali di ingresso regolare per chi vuole chiedere asilo politico, arrivano clandestini, ma ci sono canali di ingresso regolare per chi vuole entrare in Italia? I decreti flussi sono una, vuol dire, presa in giro, se vogliamo andare a vedere. L'ultimo decreto flussi ordinario che ha avuto una sua consistenza numerica, ovvero circa 350.000 persone, risale al 2009, se non ricordo male, ok? 2011. Dopodiché andiamo a vedere gli ingressi che noi abbiamo avuto sul territorio, sono stati sistematicamente più bassi dei decreti flussi. E non dico nulla di nuovo a quest'Aula, perché probabilmente so con l'immigrazione da molti anni, sa perfettamente che quei decreti flussi servivano tutt'al più a sanare la situazione di chi già c'era sul territorio. Ora, perché sto dicendo tutto questo in una giornata in cui si parla di sistema di accoglienza? Perché noi non possiamo non tenere in considerazione questi elementi sostanzialmente. Il sistema di accoglienza può funzionare nella misura in cui chi viene accolto decide di transitare all'interno del sistema di accoglienza. Non può funzionare nella misura in cui uno debba necessariamente definirsi come perseguitato, anche se non lo è. Da un punto di vista anche simbolico, di ricaduta sociale, è successa una cosa che probabilmente lo ignoro io, ma che non mi era mai capitato di assistere rispetto alle tematiche migratorie. Cioè, per la prima volta nella storia, perlomeno in Europa, i migranti economici sono stati connotati negativamente. Questo non era mai successo, tutt'al più si connotava negativamente gli irregolari, dimenticando che uno diventava irregolare per le leggi che lo rendevano irregolare, ok? Oggi invece si è sdoganato un certo tipo di discorso nel quale si può contrapporre la migrazione economica, che è sempre stata vista comunque come una migrazione che serviva, anche nei discorsi che portava avanti la Lega, negli anni passati i migranti economici non venivano toccati, oggi diventano il problema. E queste sono delle considerazioni che noi non possiamo non prendere in considerazione, anche perché questo decreto legge, me ne assumo la responsabilità da ricercatore rispetto a quello che sto dicendo, si pone in perfetta continuità rispetto a quello che c'è stato prima. Vengono esasperato in negativo alcuni aspetti. Se noi andiamo a vedere quella che è stata la storia delle politiche migratorie in questo paese, noi abbiamo conosciuto la stessa dinamica. Caso unico, abbiamo avuto un testo di pubblica sicurezza del 1931 che ha normato le migrazioni fino al 1936, quando abbiamo avuto la prima legge. È un testo di polizia. Io da sociologo so che si definisce una situazione come reale, a prescindere che sia reale, sarà reale nelle sue conseguenze. Quindi se io dico che i migranti sono una potenziale minaccia, io dovrò attrezzarmi per potermi difendere. Quello che poi è successo nella storia più recente, ovvero l'approvazione della legge turco-napolitana con l'approvazione della cosiddetta legge Bossi-Fini, non ha fatto altro che fare quello che in qualche modo oggi sta facendo il decreto Salvini, ovvero esasperare gli elementi negativi che erano già presenti nella precedente legge, no? I CPT sono delle certificazioni di espulsione, si sono allungati i tempi e quant'altro. Ecco, questo credo che sono degli elementi dei quali noi non possiamo non tenerne conto in un dibattito che voglia porre al centro la questione del sistema di accoglienza, anche perché tutta una serie di elementi che rivendica sistematicamente sui social il ministro degli interni li rivendica in maniera abusiva. Il calo degli ingressi, che viene rivendicato come grande obiettivo ottenuto, dimenticando di dire cosa c'è dietro quel calo degli ingressi, e per le denunce che Amnesty International sulla situazione in Libia sono note non da oggi, ricordo che i trattati di collaborazione con la Libia l'hanno fatto tutti i governi del nostro paese e tutti sapevano che cosa succede nei campi in Libia, ma quella diminuzione dei flussi è dovuta ad un accordo fatto dal precedente ministro degli interni. L'attacco alle ONG venne da prima, lo stesso attacco a Mimmo Lucano e al sistema di Riace era nato in precedenza. Quindi noi abbiamo avuto un eccesso, come dire, di puntare sugli aspetti più repressivi, andando nelle direzioni quelle che dici tu, tolgono gli strati, perché? Da un punto di vista simbolico è importante, perché non avrò più gente in giro per strada e quindi mi scompaiono dalla vista e quindi ho risolto il problema mediaticamente, da un punto di vista demagogico. Se noi andiamo a vedere anche i cali, per questo è importante avere un po', come dire, un po' la visione storica e cambiare le scale, no? Se noi andiamo a rivedere, per esempio, ho provato le slide, ma l'avevo comunicato che mi serve il videoproiettore, ma se voi andate a vedere sul sito dello IOM, l'Organizzazione Internazionale sulle Migrazioni, e prendete i dati sugli arrivi in Europa, questo è lampante.
Voi vedrete che c'è questo calo sistematico degli arrivi in Italia, ma vedrete allo stesso modo che aumentano gli ingressi via Spagna e anche via Grecia rispetto all'anno prossimo. Questo perché? Perché come chiunque conosca i fenomeni migratori sa perfettamente che una politica di chiusura delle frontiere non ferma i flussi, tutt'altro ne riorienta la destinazione. Era successo negli anni 70, quando in Europa vengono emanate le politiche di stop, e i migranti, anziché andare verso i paesi tradizionalmente di immigrazione, si dirigono verso i paesi del cosiddetto modello mediterraneo, che non conoscevano la legislazione in materia. C'è un dato che è inquietante rispetto, e che qualcuno sarà chiamato a rispondere a questo dato, rispetto a questo calo del quasi 80% degli ingressi che ci sono stati in Europa, c'è una cosa che è aumentata. La percentuale dei morti in mare, anche questo non è un dato che ci sorprende, perché se si impediscono di fare la prevenzione di salvataggio è chiaro che aumenteranno i migranti, chi tenterà la possibilità di arrivare sul territorio, che morirà, perché i canali illegali sono gli unici oggi consentiti. Bisogna, a mio avviso, e non solo a mio avviso ovviamente, ritornare a parlare di diritto alla mobilità. Ritorniamo all'interno di un discorso di diritti. È questo che, come dire, in questo momento è vero che noi stiamo vivendo una situazione nella quale c'è un attacco sistematico ai diritti, ma proprio perché c'è un attacco sistematico ai diritti non possiamo abbassare il livello di guardia sostanzialmente. Quindi non si parla più di ius soli, non si parla più di accesso alla cittadinanza, e voglio ricordare che la legge, che tra l'altro di ius soli è veramente poca, non è stata approvata dalla precedente legislatura. Noi stiamo parlando oggi, a proposito di dati, di 800.000 persone che hanno meno di 18 anni e che sono considerate stranieri e che non hanno mai migrato in vita loro, perché sono nati e cresciuti qui, oppure sono venuti a seguito dei genitori, quindi la migrazione non è stata una loro scelta. Questo pone delle questioni, eppure il dibattito su questi temi sembra quasi scomparso dall'agenda politica. Dobbiamo anche dirci la verità. Ci siamo indeboliti molto noi come società civile, come presidi sui territori. Io ricordo che qui nel Salento, un movimento sociale molto forte portò alla chiusura di un centro di permanenza temporanea, il Regina Foca, il Regina Pace a San Foca. E questo è importante, perché ritorniamo a parlare del fatto che i centri di detenzione amministrativa sono dei centri che si pongono al di fuori dello Stato di diritto, ce lo torniamo a dire questa cosa, e quindi rispetto a questo iniziamo a lavorare. E questo è importante, perché oggi dal parlare di quello che non c'è, di questo attacco violento che viene fatto al sistema di accoglienza, questo è un punto di partenza, ma un punto di partenza che debba riconnettere, a mio avviso, le questioni che pongono i movimenti migratori con la questione dei diritti sostanzialmente, perché quello che si sta negando è un accesso ai diritti, ai cittadini stranieri, ma non solo ai cittadini stranieri. Ricordo per esempio il decreto Minniti Orlando, non era un decreto che si rivolgeva solo ai cittadini stranieri. La questione della sicurezza è una questione che riguarda tutti. Quando si colpisce, questo è successo nel mondo del lavoro, andiamolo a guardare, no? Un tempo si diceva c'erano i lavori per gli immigrati perché erano più precari e quant'altro. Guardiamo oggi qual è la condizione dell'occupazione, la condizione occupazionale di italiani e immigranti. Ci sono alcuni aspetti che sono maggiormente esasperati, ma questo ricordo. E con questo vado a chiudere, proprio perché gli elementi rispetto al decreto lo diceva già Marco in precedenza. Noi avremo che aumenterà l'irregolarità, e non occorre una sfera magica, ce lo dico i dati. Dal 2015 ad oggi sono stati concessi circa 73.000 permessi di soggiorno per motivi umanitari. Ora, se la protezione per motivi umanitari viene abrogata, circa oltre la metà di questi permessi non saranno stati convertiti in atto, provocheranno irregolarità sul territorio. Come la si risolve? Con un altro elemento, aumentando la detenzione all'interno di centri di detenzione amministrativa, perché chiamiamoli col loro nome, dove si finisce dentro senza aver commesso un reato, senza che un giudice si sia pronunciato e quant'altro. Questi centri vengono gestiti e c'è un introito economico non indifferente, non solo tra chi gestisce questi centri, ma anche sulla filiera che ruota attorno a questi centri. Queste cose ce le dobbiamo dire. Ultimo elemento, e poi chiudo veramente, se noi oggi andiamo a vedere cosa succede attorno ai grandi centri di accoglienza, i CARA, che sono centri istituzionali, bene, ci accorgiamo di quelle che sono le contraddizioni che questo decreto esasperà ancora di più.
Porto Mezzanone, lo porto come esempio, una situazione che guarda anche Mineola, porto Mezzanone perché è quello che conosco meglio avendoci fatto ricerca lì. Allora, è difficile capire dove inizia e dove finisce il CARA e dove può iniziare il sistema invece di avere raccolto sostanzialmente. Io dopo tanti anni ho difficoltà a capire dove inizia la pista e dove finisce il CARA. Una cosa è comune alle due accoglienze. La condizione occupazionale di questi lavoratori, li troviamo tutti all'interno della campagna, cioè, tutti questi hanno dei permessi, anche umanitari, sono riconosciuti come rifugiati, quindi ripartiamo, no? Da quello che sono i diritti al lavoro, perché in agricoltura non sono sfruttati solo i cittadini stranieri, ma anche le donne, le braccianti agricole che muoiono sui campi, così come sono morti i braccianti stranieri, sono donne, quindi ritorniamo a porre la questione in termini di diritti generali, diritti al lavoro, diritti alla mobilità, che riguarda anche noi. Guardate che il saldo migratorio in Italia è negativo, perché sono più gli emigranti che vanno via che gli emigrati che arrivano in questo paese, e di questo dobbiamo parlare, solo che i nostri emigranti che stanno negli altri posti, noi non li concettualizziamo nemmeno come migranti. Nelle retoriche sono tutte più fughe di cervello. Qui invece avviene altro. Quindi questi sono dei temi che sono strettamente intrecciati col tema della difesa della buona accoglienza. Perché buona accoglienza la si può fare, ma deve essere una buona accoglienza che si rivolge ai soggetti che vogliono essere accolti. E non che sono costretti da un sistema, in qualche modo, ad entrare all'interno di un sistema di accoglienza. Perché se noi cominciamo a pretendere che si riaprano dei canali di ingresso regolari, dobbiamo capire quali sono, perché le quote non funzionano, ecco, tutta una serie di problemi non li avremo. Probabilmente questo significa porre delle questioni politiche, e politicamente dovrà essere posta la questione. Chiudo con un consiglio alla lettura, che è un libro molto recente, uscito quest'anno, l'ha scritto un collega che si chiama Stefano Allegri, insegna a Padova, si chiama Immigrazione cambiare tutto. È un libricino, io personalmente su alcune delle proposte politiche che propone Stefano Allegri non sono d'accordo, come la porta e distingo, però ha un pregio, ci parla di dati per inquadrare il fenomeno migratorio, tanto in Italia quanto a livello europeo, e capire di che cosa stiamo parlando sostanzialmente. Perché io temo che noi anche come paese, soprattutto noi come istituzioni, spesso non sappiamo quello di cui stiamo parlando. E questo decreto, Salvini, ne è una dimostrazione sostanzialmente. Peruzzi è stato il primo paese in provincia di Lecce ad avere il coraggio di aprire uno strato. Davvero è un atto di coraggio, perché non ce n'è né Puglia, c'era soltanto Bitonto. E diciamo che prima di riuscire a trovare un interlocutore con il quale cominciare questa collaborazione, girammo tanto, tutti ci dicevano che era molto bello questo progetto, ma nessuno aveva il coraggio di prenderlo in carico. Per cui siamo sempre stati molto grati al sindaco di allora, Milo Alzano, che riuscì a avere, nonostante non sempre quella persona più coraggiosa del mondo, a portare avanti un progetto di inclusione dei migranti. E quindi te sono praticamente 15 anni che siamo in questo paese. Giuseppe Torino. Grazie Anna. L'esperienza del comune di Trepozzi, la prima in provincia di Lecce. Io ricordo il lavoro che avevamo iniziato con il lavoro di Montrevisto e Gigi Perroni, noi avremmo già negli anni 90 uno sportello per l'immigrazione, iniziamo ad affrontare questo fenomeno da un punto di vista dell'approccio culturale, perché quello che mi fa paura, e riflettevo sui risultati che noi abbiamo conseguito con lo SPRAR, quando io vedo le persone, le prime ad essere state accolte nel progetto, che oggi sono nostri concittadini, che vivono a contatto con la nostra realtà, essendo parte integrante di una comunità, ne vivono le emozioni, ne vivono negli aspetti più particolari, più intimi, nella integrazione culturale, che è l'aspetto fondamentale che noi dobbiamo curare. E mi fa paura un dato preoccupante, come ci sia un filone invece culturale che tende a far passare un messaggio che è veramente delirante e preoccupante: la paura,
la sicurezza, il diverso. E questo avviene non solo nel campo dell'immigrazione, ma avviene profondamente nella revisione dei diritti fondamentali, gli anni di lotte e di conquiste nel mondo del lavoro. Penso alla 194, penso alla legge sul riconoscimento delle coppie omosessuali, penso agli ordini del giorno che circolano nei comuni sul tema del diritto alla vita e sul tema della messa in discussione di un impianto fondamentale che è quello di allargare il campo dei diritti e di fare del diritto la vera leva contro la paura. Perché nella storia noi abbiamo visto come quando si è elevato il sentimento della paura e si è abbassato il livello dei diritti, noi abbiamo avuto conflitti sociali, conflitti con guerre, che non hanno portato ad un processo di crescita e di sviluppo, ma solo ad un arretramento. Ora io vedo che anche noi, lo dico nella mia realtà, lo dico per i sindaci dei colleghi, abbiamo paura di rivendicare una serie di diritti che ritenevamo forse conquistati e che l'allarme, i risultati elettorali ci hanno fatto riflettere su come noi dobbiamo reinterpretare la realtà. Io penso che non ci sia bisogno di reinterpretare la realtà, bisogna andare avanti sulla battaglia oggi della difesa dei diritti e di far capire che la battaglia culturale in atto, in Italia, in Europa, nel mondo, non è fra l'abbassamento dei diritti per creare sicurezza, ma è nell'allargamento dei diritti sociali e civili per creare le condizioni perché nel mondo ci siano condizioni di pace e di sicurezza. Se non facciamo questa battaglia culturale, facciamo tutti un passo indietro. Io sono convinto, e occorre riprendere coraggio, che quella dei diritti, quella di difendere esperienze che hanno avviato nel nostro mondo, nelle nostre piccole realtà, confronti culturali che hanno portato a dei processi positivi, vanno difese e vanno incrementate. E ci saremo quando ci sarà da fare battaglia, e penso che di battaglie ne dovremo fare tanto. L'assessore Mauro Zaccheo di Martano. Sì, e poi subito dopo c'è pure il sindaco Rolli di Reverano. C'è. Salve, buongiorno a tutti e a tutte. Io intanto porto i saluti di Fabio Tarantino, del sindaco, che per motivi di altri impegni non è potuto venire. Io sono assessore all'accoglienza, siamo stati eletti insediati nel 2015 e nel 2015 abbiamo pensato che a Martano ci fosse bisogno di un segmento specifico, appunto all'accoglienza. E sentivo purtroppo, sono qua accompagnato della consigliera Durante, abbiamo avuto un altro impegno, che parlavate di una delibera del comune di Torino Monti mercoledì scorso in consiglio comunale all'unanimità, perché i consiglieri della destra non c'erano, quindi c'erano i consiglieri del PD che per noi stanno all'opposizione. Abbiamo già deliberato un atto di indirizzo contro queste politiche migratorie del decreto Salvini, perché noi abbiamo sperimentato la valenza e l'efficacia del sistema SPRAR sulla nostra pelle e abbiamo dovuto chiudere un CAS che ci è stato posto sulla testa in un agriturismo che aveva l'abilitazione per 22 persone, là dentro hanno fatto arrivare 90 persone. Noi quasi nottetempo, con le relazioni con il prefetto, siamo riusciti appunto a chiuderlo, far stare tutti gli ospiti nei vari SPRAR e anche nel nostro SPRAR. Oltre a 12 ordinari adulti abbiamo anche uno SPRAR che partirà brevissimo per 12 minori non accompagnati. Quindi questa è l'esperienza del nostro comune. Noi mettiamo a disposizione anche eventualmente il testo della delibera, che ha una parte, un narrato che riguarda proprio la nostra esperienza. Potreste anche declinare le vostre, faccio l'appello ai colleghi amministratori. Purtroppo il discorso del professore Cignero mi ha preceduto, nel senso, io facevo parte di quel movimento che insieme a tanti altri, vedo Boris, ricordo
l'assessore provinciale Luigi Calò, che ha contribuito alla chiusura della Regina Pacis. Una delle condizioni del nostro appoggio a quel governo era la chiusura immediata della Regina Pacis, perché a noi non piacciono i lager, quello era un lager a tutti gli effetti. E non a caso poi abbiamo svelato, grazie anche in questo caso al lavoro della magistratura, tutte le porcherie che ha fatto Don Cesare Deserto insieme ai suoi spagnozzi. E purtroppo vedo che l'idea che sta dietro a questi grossi centri di accoglienza è quella di trasferire, no, l'inclusione sociale dal terzo settore, quindi dalla società vera e propria. Io mi devo includere, se mi devo includere nella società, trasferendola ai gendarmi delle forze dell'ordine, che non credo abbiano nessuna capacità di trattare questi argomenti. Se prendono delle persone vive e le fanno uscire morte, figuriamoci di alcuni migranti. Quindi siamo molto preoccupati anche rispetto alle conseguenze. Quando va un ragazzo che era titolare di permesso umanitario, se tutta stante non viene rinnovato, quel ragazzo che fine fa? Dove va? Lo prendono e lo deportano, lo prendono e resta in giro con, come diceva la collega di Lecce, con il rischio tranquillamente ben accetto, cercheremo di dare la mano, ma con il rischio che anche quella persona, se magari siete nei nostri comuni, sarà in carico dei nostri comuni. E sapete benissimo che le risorse sono quelle. Abbiamo tentato, perché proprio in questi giorni è il periodo di redazione del piano triennale di zona, abbiamo tentato di inserire dei segmenti anche per cercare di sopperire poi eventuali queste carenze, ma tutto ciò non basta. Io vedo una bella platea, vorrei far alzare la mano a tutti coloro i quali lavorano nello Stato come operatori, come assistenti, come volontari, per far capire alle persone che noi adesso parliamo di uno spaccato di società importantissimo. E come, passato in termini anche se brutto fare dei paragoni, è come se in provincia di Lecce chiudesse un reparto della Fiat. Quindi ci potrebbero essere anche delle ripercussioni a livello lavorativo e soprattutto comunque a livello di esperienze professionali. Gli operatori, io conosco i miei, che diciamo l'ente gestore dell'associazione Filos, sono degli operatori con tutte le professionalità, noi da un paio d'anni li abbiamo mostrato, non è mai successo niente, anzi la sensazione di alcuni cittadini è che manco esista. Quindi questo dimostra ancora quanto l'impatto con questo tipo di organizzazione sia benevolo, nel senso non c'è nessun tipo di problema. Vorrei tornare anche al discorso, e credo che questo sia il compito anche degli amministratori, di sollevare il problema dei canali di accesso legali, perché i cittadini italiani hanno il diritto, hanno la possibilità, molto giustamente, di muoversi nel mondo, e i cittadini africani, i cittadini asiatici non lo hanno, ecco. Ma io capisco in Somalia, dove non c'è un'entità statuale con cui fare i conti, ma nelle altre regioni subsahariane un minimo di entità statuali ci stanno. Allora, al posto di finanziare i mafiosi, le bande libiche, fatto sia con gli Gheddafi sia con questi che sono succeduti, potremmo investire alcune risorse nel allacciare rapporti bilaterali. Io intanto vi invito, poi chiudo, visto che siete tanti operatori, a entrare nelle scuole, a fare società, a entrare appunto in tutte le piazze per dimostrare, per destrutturare quella che è stata la narrazione fino ad ora del fenomeno dell'immigrazione, sottolineando che i fenomeni, soprattutto per chi fa politica e per chi fa società, vanno governati, non vanno aboliti per decreto. La speranza è, si citava anche la Convenzione dei diritti umani, che quel decreto possa essere, come dire, impugnato rispetto a quel tipo di diritto, perché ci possiamo muovere nella cornice internazionale. E spero che si possa migliorare l'aggancio per i motivi, no? L'ingresso, che possa essere anche non solo i flussi per regolarità del lavoro, ma anche i flussi della ricerca del lavoro, perché c'è se no un'espressione che risulta tenera: il lavoro rende liberi, che è appunto l'iscrizione in tedesco dell'albero di Auschwitz. Grazie. Castello Rodi, Giovine Verano.
c'è Paola De Paoli? Sì. Sì, sì. Buongiorno. Io rappresento il comune di Leveraro, rappresento anche come presidente di uno tra i comuni dell'Unione dei Comuni, uno tra i appunto che ospitano lo SPRAE. Questo decreto pone il problema, la questione della sicurezza, lo pone come fatto centrale. Io rappresento un comune che da quasi 40 anni integra, ospita. Nel mio comune ci sono centinaia di cittadini albanesi, sono i primi che sono arrivati con gli sbarchi nei primi anni 90. E adesso sono famiglie, sono figli che vengono nelle nostre scuole, sono ragazzi che vanno nelle palestre, persone che io, ai quali do la cittadinanza perché dopo anni possono avere la cittadinanza. Quindi una comunità che non ha il problema della sicurezza posto dai migranti. Sono persone che lavorano nelle nostre serre, perché il nostro è il territorio di floricoltura, di ortofrutta, persone che danno un contributo enorme all'economia del mio paese. Quindi per me il problema della sicurezza non c'è. Perché mi devono dire che lo straniero, il migrante, pone una questione di sicurezza quando io da sindaco ho altre problematiche enormi che altri miei colleghi hanno portato in questo contesto che ogni giorno vivo? Sono altre problematiche, si occupassero di altre questioni, non certo della sicurezza posta dallo straniero. Potrei fare tantissimi esempi di come persone civilissime si sono integrate. In quasi 40 anni non c'è stato un solo episodio criminale posto o che ha coinvolto un cittadino straniero, nemmeno uno. Di leveranesi sicuramente tanti, ma non stranieri. Quindi questo è il tema, hanno imposto un problema che non esiste, almeno in alcune realtà. La mia realtà è una realtà che ha saputo integrare perfettamente, fanno parte del tessuto sociale, hanno occupato case nel centro storico che hanno ristrutturato, che vivono. Sono bambini che noi non facciamo più, nel mio paese, credo anche negli altri, sono più quelli che muoiono di quelli che nascono, invece sono persone, queste coppie giovani, che danno la possibilità di un futuro al mio paese, alle nostre comunità. Questa è la realtà. Io questo volevo portare come testimonianza oggi. Il resto poi lo do, insomma, lo faranno gli esperti di approfondimento. Grazie, grazie. Di cui abbiamo anche il vice sindaco. Grazie, un saluto chiaramente dal vice sindaco Mario Fondo, che ha delegato noi, insomma siamo quelli che poi più diciamo, lavoriamo sul fenomeno migratorio. Ma ti stanno picchiando tutti, no? È vero. Innanzitutto ringrazio per questa opportunità che ci ha permesso non solo di entrare nel cuore, nel merito della questione sul fenomeno e capire anche quello che sta accadendo, quello che ci accadrà, e non è qualcosa che ci rassicura, è qualcosa che ci inquieta. Da qualsiasi punto di vista noi affrontiamo la questione. Noi siamo titolari come Comune di Andrano di due modelli di strada per soggetti vulnerabili e per ordinari, diciamo. Abbiamo un ottimo rapporto, un sistema di collaborazione con l'ente che gestisce straordinario, non è mai accaduto niente che possa aver sollevato questioni di natura di ordine pubblico, così come vorrebbero, no? Parlare di sicurezza e fare decreti sulle migrazioni la dice lunga, insomma, sulla questione. Quindi, ma non voglio dire quanto il sistema strada funziona, mi preoccupa che il sistema strada, se viene cancellato, modificato, così come è stato previsto dalla legge, è vero, è il 20%, però crea un disastro a livello locale. E non è solamente come gestire il fenomeno delle migrazioni con le persone che noi ospitiamo, come affrontare, con quale risorse, neanche crea problemi di natura occupazionale per quelli che ci lavorano, quindi che sono tantissimi. Quindi andremo ad allungare la lista delle persone che non hanno lavoro. Ma a parte tutto questo, insomma, io direi che da oggi dovremmo indicare il percorso che come enti locali noi dovremmo avere
comportare, avere una omogeneità anche di iniziative, va bene, noi facciamo la delibera, quanto questa delibera sul modello Torino possa garantire il proseguimento dell'attività o tutelare quello che non stiamo facendo, non lo sappiamo, ma lo faremo ovviamente, ma capire come, cos'altro potremmo fare, perché il fenomeno non è un fenomeno che si risolve nell'accoglienza degli strati, dei caschi piuttosto dei caschi, non è quello, è come gestire il fenomeno mettendo in sicurezza le persone che non ospitiamo, che non le fermiamo perché è un fenomeno naturale, o noi incominciamo a ragionare che è un fenomeno naturale, universale, altrimenti non ce ne usciamo. E poi io credo che quello che dovremmo fare come enti locali, ma come amministrazione pubblica, è quello di agire nell'orizzonte dei diritti. Perché solo così noi potremmo affrontare senza essere subalterno il fenomeno e per evitare poi gli scempi che stanno accadendo oggi, che con atto di forza il decreto Salvini vorrebbe imporre. Io non aggiungo altro perché penso che le esperienze di quanti hanno già dato la loro, il loro pensiero è tutto lì. Quindi organizziamoci, attrezziamoci a fare un fronte comune, a prescindere da chi ospita migranti negli strati, nei casi o quant'altro, perché è un fenomeno che ci investe tutti da più punti di vista. Vi ringrazio e vi saluto. Abbiamo adesso la signora di Giano, Salvatore Piconese, e poi la comunicazione dei Greci, Paolo Paticchio. Volevo poi passare la parola subito dopo ai rappresentanti della CGL, perché il problema ha due facce, che uno è quello dell'accoglienza e dei diritti umani, e poi c'è un altro che è ovviamente importante, soprattutto per questa platea, che è quello del livello occupazionale che è messo in discussione. Per cui abbiamo con noi gli attori Valentina Fragrassi, c'è un altro vicino, anche ancora, per cui subito dopo è stato questo mese, quindi sentiremo anche la CGL, subito dopo la persona che dice. Buongiorno a tutte e a tutti, io ringrazio il GUS, ringrazio l'ACI, ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per l'iniziativa di oggi, che credo che sia importante, ma soprattutto credo che l'iniziativa di oggi possa dare un contributo notevole a una sorta di mobilitazione che a mio avviso da oggi in poi bisognerebbe fare. Io credo, porto la testimonianza di un comune che da due anni e mezzo allo Sprat, e bisogna ricordare a tutti, non solo coloro che sono in questa sala, che come diceva l'assessore Zacchio del comune di Maritano, sono degli operatori ai quali va riconosciuto un grande lavoro, un lavoro di grande dignità, un lavoro che fanno sul territorio, soprattutto oggi in questo momento forse sono degli avamposti di democrazia e di civiltà, perché il lavoro che svolgono è un lavoro importantissimo che va dato il giusto riconoscimento. Noi nel Bagno abbiamo un progetto SPRAR col GUS, sono circa 25 rifugiati politici, sono tutte famiglie che vengono dalla Nigeria, dalla Somalia, e sono famiglie che si sono integrate nel tessuto sociale, culturale ed economico del territorio. Sono bambini che vanno a scuola con i nostri bambini, e la cosa più bella è che dal primo giorno non c'è stata una differenza, non c'è stato nessun tipo di discriminazione, perché i bambini prendevano per mano i nuovi ospiti e li trattavano allo stesso modo, senza nessun tipo di discriminazione. Così come è bello vedere il pomeriggio all'oratorio anche giocare con i nostri bambini, indipendentemente se sono di origine cristiana, come per i nigeriani che sono rifugiati politici soprattutto per una persecuzione religiosa, ma anche i bambini della Somalia che hanno una tradizione religiosa differente, ma stanno lì a giocare, per esempio a calcetto, giocano nella stanza dei bambini con i vari giochi, c'è un'integrazione totale. E allora qual è il problema? Io credo che il problema sia quello che molti hanno ribadito più volte negli interventi, che è sotto attacco il progetto SPRAR, perché è l'unico progetto che mira un'accoglienza e un'integrazione concreta, è un progetto che disciplina le azioni sul territorio, i nostri ospiti,
i maschi sono vanno a lavorare nelle ditte locali, le donne le troviamo per esempio nella pasticceria del paese. Un'altra giovane mamma di 20 anni dalla Nigeria lavora in una parrucchiera, diciamo, in piazza. È un progetto che funziona, un progetto che integra, e quindi oggi è sotto attacco, perché così come è stato detto conviene avere per esempio dei centri di accoglienza dove ne troviamo 50, 60, che molto spesso, diciamo, girano per il territorio perché non hanno nessun tipo di protocollo da rispettare, perché è importante dar vita a una percezione del migrante che gira per il paese forse da più fastidio. Ecco, io credo che bisogna fare due cose, due sollecitazioni importanti. La prima è che quell'ordine del giorno di Torino, io non so se l'ANCI si sia già impegnata, ma potrebbe qualche sindaco amministratore che è impegnato nell'ANCI a livello regionale e nazionale potrebbe sollecitare l'ANCI a sottoporre a tutti i comuni, non solo quelli che hanno lo sprato, di approvare quell'ordine del giorno in consiglio comunale. Poi c'è la sollecitazione anche da Martano, abbiamo questo ordine del giorno, potrebbe essere utile come elemento, diciamo, immediato. E poi io credo che bisogna fare una cosa semplicissima. Questa sala oggi è veramente bella, ci sono un sacco di persone, uomini, donne, giovani, c'è una bella cultura democratica presente qui dentro. Forse questa sala dovrebbe darsi, diciamo, una sorta di coordinamento temporaneo, perché i tempi sono difficili e quindi bisogna combattere e quindi bisogna resistere. Quindi sarebbe utile che i promotori di questa iniziativa tengano in piedi questa sala in modo permanente, con un coordinamento, diciamo, leggero, ma che siano pronti per la battaglia, perché la battaglia in questo momento è difficile, ma la speranza di vincerla sta nei nostri cuori. Grazie. È nato un mesetto fa e ha tutta l'intenzione di andare avanti. E prima di far parlare Paolo, un intervento del rappresentante del GUS Andrea Pignataro, che deve prendere un aereo. Sì, forse anche dover. Buona giornata, io volevo giusto ringraziare e faccio riferimento proprio a quello che ha detto Salvatore adesso. Volevo ringraziare Anna e Argi, ma anche Antoni, Laria, Diego Pelletti, Arcobaleno, che non è venuto, ma ci manda un saluto, perché sono giornate, sono settimane complicate. Sono complicate per le donne e gli uomini di questo paese che credono nei diritti umani, sono complicate anche per chi come noi ha la responsabilità di donne e uomini che non solo lavorano, che siete voi, ma anche i beneficiari, che sono la cosa principale dei nostri progetti, sono, come dire, il tema principale. Quindi sono settimane complicate, vederli tutti quanti qui è veramente bello. Guardate, io voglio dirvi, abbiamo pensato di costruire questo coordinamento con un intento sereno, di unità, perché uno si può dividere su tutto, ma quando c'è da combattere la battaglia della vita, la battaglia che sancisce la differenza tra chi pensa che le persone siano sfruttabili, siano utilizzabili, e chi pensa invece che i diritti siano sacri, sia l'unica cosa per cui vale la pena battersi, su questo non c'è differenza, su questo siamo tutti uniti, e lo siamo e lo continueremo a essere, ecco perché questo coordinamento resta. Dopodiché volevo dirvi due cose. Noi siamo vittime di propaganda e questo è importante che tutti quanti voi lo sappiate dentro di voi, sia che abbiate votato Movimento 5 Stelle, sia che abbiate votato altri 9.000, o sia che non abbiate votato proprio. Noi siamo vittime di propaganda e chi costruisce questa politica, chi costruisce questo decreto come altri, gli serve per proseguire la propaganda. Allora noi dobbiamo spezzare dentro di noi e poi fuori, con le nostre parole, con i nostri gesti, questa idea che sia sicurezza e immigrazione vadano insieme, che sicurezza e immigrazione non c'entrano un cazzo. Qui bisogna, come dire, che noi abbiamo l'orgoglio di quello che abbiamo fatto, l'orgoglio del nostro lavoro, l'orgoglio di essere una parte importante di questa città, di questa provincia, perché facciamo un lavoro serio e fatto bene. Alex Langer diceva una cosa che noi la diciamo spesso, noi dobbiamo continuare il gioco di questo.
E con questo vi lascio, con questo saluto a tutti, ad Anna, a tutti quanti in questa sala. Continuiamo in ciò che è giusto, perché questa è una battaglia che possiamo anche perdere, ma almeno non abbiamo perso la nostra dignità e i nostri valori. Grazie a tutti. Prima che vada via Andrea, questa qua è una lettera, e voglio che sia presente anche lui, l'abbiamo già condivisa, aperta agli operatrici e agli operatori del sistema Stras Salentino che manderemo ai giornali. E l'abbiamo condivisa e voglio leggerla a tutti. Il decreto di immigrazione e sicurezza è in discussione e potrebbe cambiare i modi per l'accoglienza. Siamo un gruppo di operatori ed operatrici del sistema di accoglienza salentino per i diretti asilo rifugiati, lo SPRA. In queste settimane abbiamo sentito parlare molto del nostro lavoro e vorremmo parlare per una volta noi per evitare confusioni. Nel sistema di accoglienza della nostra provincia avevano più di 500 persone, in maggioranza giovani, tra i 30 e 40 anni, laureati, con esperienze di studio e lavoro all'estero e un'ampia conoscenza sociale e culturale. Nel corso di questi anni abbiamo sviluppato professionalità nuove, interagendo con ambiti differenti e confrontandoci continuamente con i bisogni di chi arriva da altri paesi e chiede asilo. Abbiamo scelto questo lavoro perché crediamo che ciò che facciamo abbia un grande valore per la nostra crescita umana e professionale, ci permette di contribuire a costruire una società aperta, coesa e accogliente. Lavoriamo in rete con tante realtà del territorio, scuole, asili nido, enti locali, azienda sanitaria, associazioni di volontariato, comunità religiose, università, istituti, ispettorati, agenzie del lavoro, costruendo continuamente occasioni di incontro e integrazione per lo sviluppo di un'idea di comunità accogliente e inclusiva. Siamo psicologi e psicologi, assistenti sociali, operatori e operatrici di accoglienza, orientamento al lavoro, operatori e operatrici legali, mediatori e mediatrici culturali, facilitatori linguistici e operatrici di comunità. Siamo professionisti che operano come facilitatori per l'accesso ai servizi e favorire l'incontro tra i migranti e le comunità locali, accompagnando il loro percorso legale di sviluppo della propria economia, sostenendo in particolare le persone più vulnerabili. Le migrazioni sono un fenomeno mondiale e strutturale di lunga data, che ha visto l'Italia e il Salento protagonisti come territori di arrivo e di transito. Del resto siamo stati investiti nei secoli da ondate migratorie costanti che hanno arricchito tanto la nostra cultura. Pensiamo alle comunità ebraiche provenienti da Spagna, ai greci, ai normanni. Oggi la presenza dei cittadini stranieri nelle nostre comunità è una realtà di fatto, ma le varie modalità di gestione di questo fenomeno dipendono dalle scelte politiche e sociali che si intendono fare. Il sistema di accoglienza salentino, nato dalla collaborazione di diversi enti locali con il privato sociale, ha creato un modello di gestione che ottimizza e valorizza le risorse disponibili, rimanendo estraneo alle situazioni di corruzione e appropriazione indebita del denaro pubblico, che purtroppo è stato evidenziato in altri contesti. Questo sistema ha tanti pregi e certamente anche dei difetti, che il nostro interesse è mettere in discussione e migliorare, mantenendo le buone prassi sviluppate sino ad oggi. In questo senso chiediamo che togliere le risorse a questi servizi attraverso un decreto legge devastante vada a discapito del benessere e della crescita dell'intera comunità. Significa quindi perdere persone che collaborano con le istituzioni per combattere situazioni di irregolarità, favorendo percorsi di avviamento al lavoro regolare. Significa anche perdere quelle economie che vengono impiegate tutte nel territorio salentino. Significa perdere l'occasione di creare spazi di interazione culturale e linguistica e di educazione civica per i migranti. Significa non avere più figure competenti che facciano accompagnamenti sanitari, facilitando le comunicazioni tra medico e paziente. Significa favorire situazioni di marginalità sociale con le prevedibili conseguenze sulla sicurezza e sul benessere di tutti e di tutte. Significa tornare indietro, significa non essere a passo con i tempi, significa voler fermare la storia. Il nostro lavoro, la nostra sfida quotidiana è continuare a costruire ponti fra le persone, fra le culture, fra i bisogni, per facilitare la questione sociale. Questo grande numero di interventi, gli altri che ci saranno, mi sforzerò di essere sintetico a differenza del mio Correa, ma premetto che sarò disordinato. Sono disordinato mentalmente da, come dire, questa avanzata culturale che ci sta in qualche modo devastando e non riesco a mettere ordine nei miei pensieri, quindi ragiono in maniera disordinata. Inizio col primo punto e riprendo una serie di ragionamenti che ci sono già stati. Sicuramente il tema di alimentare quella propaganda dell'equiparazione tra l'immigrazione e l'emergenza, tra l'immigrazione e il pericolo, tra l'immigrazione e la questione di sicurezza è un grande tema che è passato e al quale ci si è appiattiti un po' tutti. È rimasta una residuale parte di questo paese che riesce a smontare questo paragone, questo mettere insieme questi due fattori. Arrivare ad intervenire sullo SPRA vuol dire creare l'asso su questa teoria e su questo approccio di governanza, perché davanti ai percorsi SPRA è evidente a tutti, ad ogni cittadino, non solo agli amministratori, non solo agli operatori, che questi due
questo mettere insieme la sicurezza, la pericolosità con ragazzi e ragazze che vengono da altre parti del mondo ma inseriti in percorsi, un meccanismo che non c'è. Smontarlo vuol dire continuare a dare fiato alle vele di chi deve alimentare il bisogno di un mostro, perché ha bisogno di percentuali elettorali che crescono, e non dobbiamo avere paura di dire questa cosa. Non è un caso che poi dentro questo nuovo schema ci siano degli episodi che ci fanno sempre più paura e sui quali dobbiamo stare sempre più attenti. Pensiamo a quello che è successo a Lodi, pensiamo a quello che è successo a Riace, e pensiamo al fatto che con questa ondata culturale ci sono piccoli, piccolissimi ma continui episodi di razzismo che in qualche modo prima erano tenuti nascosti nelle sale di qualche bar tra una persona che giocava alla slot machine e l'altra, adesso sono diventate posizioni di una classe dirigente. Abbiamo sdoganato il peggiore pensiero becero e a tratti intestinale razzista di questo paese. Abbiamo questa lotta in questo momento. E siamo arrivati al capovolgimento di un sistema valoriale dove andiamo ad accusare del reato di solidarietà chi salva le vite umane. Dove oramai prima le organizzazioni non governative erano chiaramente delle operazioni, diciamo, meritorie, c'erano fior fior di partiti che volevano anche il Presidente della Repubblica tipo Gino Strada, da un giorno con l'altro per noi sono i dicescafisti. E noi stiamo parlando con queste parole d'ordine oggi. Secondo punto, credo che questa sia una scelta chiara, quella dello Sprat, ancora una volta sul tema elettorale, perché non a caso va a colpire tutti i percorsi di integrazione, di inclusione, di affiancamento, di insegnamento dell'italiano, di avvicinamento al lavoro, ma non tocca il pagamento di vitto alloggio. Non è assolutamente un caso, credo che qualora il ministro Salvini avesse toccato anche quello, probabilmente una serie di imprenditori del nord-est, di quelli che affittano gli hotel sfitti, di quelle persone che hanno storicamente votato Lega, probabilmente si sarebbe rivolta di contro. Non tocca questo pezzo, perché altrimenti questo pezzo va a parlare al suo elettorato. E purtroppo ancora una volta è chiaro che non si parla di diritti umani, non ce ne frega niente delle persone, si parla delle percentuali e si parla delle statistiche. Terzo punto disordinato. Credo che rispetto a quello che dobbiamo fare, mi permetto di dare questa piccolissima banale promozione, dobbiamo riuscire ad allargare questa rete anche ai non addetti ai lavori. Abbiamo bisogno che ci siano le organizzazioni che si occupano di questo settore, abbiamo bisogno delle amministrazioni che sono qui presenti, che vivono costantemente, giorno per giorno, i grandi benefici che ci sono da queste progettualità. Dobbiamo avere la capacità di parlare anche agli altri. È difficilissimo, ci sembrerà di frenare una tempesta con le mani, ma è un tentativo imprescindibile, altrimenti rischiamo di essere vagamente settoriali. Ultima questione, è chiaro che il tema delle migrazioni parla alla base della nostra civiltà. Credo che trattarlo in questa maniera, soltanto trattarlo in questa maniera, sta minando il nostro profilo identitario. Io credo che non dobbiamo avere paura della parola identità. Questo paese ha un'identità eccezionale, ha una storia eccezionale. Un caposaldo della nostra cultura, Dante Alighieri, diceva che mi è patria il mondo come i pesci il mare. Il multiculturalismo è dentro le nostre cose. Dobbiamo avere il coraggio di farlo venire fuori. Anche perché il tema delle immigrazioni non lo salveremo con Paolo Nuovo che fa la schiacciata, che indossa la maglia dell'Italia, ma è di colore. Perché da sempre, come dire, in qualche modo i giullari di corte possono avere qualsiasi tipo di orientamento sessuale, qualsiasi colore della pelle, fin quando sono giullari di corte ci vanno bene. La prova della civiltà di questa Europa, di questo paese, noi la supereremo, se la supereremo, nel vedere come andiamo a trattare l'ultima persona più povera, più sfigata e più malata che chiede aiuto. Da lì noi dimostreremo di essere civili o meno, da lì dimostreremo di essere cittadini o meno. Grazie. Gestori qua, cooperativa di nascita e l'associazione FIOS, a cui passo la parola, prima Antonio Palma mi pare, no? Sì. Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti insomma a questa giornata che ci permette di parlare dello Sprat, ci permette poi di parlare del lavoro che tutti quanti noi ogni giorno facciamo con i beneficiari che abbiamo in accoglienza. Noi lavoriamo nel settore dell'accoglienza ormai da 10 anni e in questi 10 anni abbiamo acquisito esperienza, competenza e professionalità. I nostri operatori
sono tenuti sotto formazione continua, diciamo, per cercare di offrire servizi di qualità a tutti i nostri beneficiari. Una cosa che facciamo fondamentalmente è quella di garantire la dignità delle persone. La dignità e l'umanità che in questo decreto che qui discutiamo viene proprio relegata ai margini. In questi anni sia Cooperativa Rinascita che anche gli altri enti gestori del Salento hanno garantito un'accoglienza di eccellenza, io direi, la chiamerei proprio così. Noi di Rinascita gestiamo sia i progetti SPRAR sia i CAS, non abbiamo mai fatto molta differenza tra una cosa e l'altra, proprio per il fatto di cui parlavo prima, della dignità delle persone. È chiaro che questo decreto, come è stato detto dai vari esponenti che sono succeduti, mira a scardinare, diciamo, il sistema SPRAR e a scardinare l'accoglienza in generale. E quello che sconcerta è l'idea di fondo, cioè quella di creare condizioni di instabilità, di confusione, di precarietà e di paura alle persone. Ed è proprio questa la cosa più sconcertante, diciamo, che viene fatta solo per giustificare le politiche razziste di questo governo, le politiche che serviranno alle prossime elezioni, alle europee, e si gioca sulla pelle delle persone più deboli, quelle persone che non hanno la possibilità di esporre la propria condizione. All'interno del sistema, come ben sapete, lavorano tanti giovani ragazzi ai quali io voglio veramente fare un ringraziamento quest'oggi per l'amore che dedicano al loro lavoro: mediatori culturali, assistenti sociali, psicologi, insomma una serie di professionalità che servono a garantire che questi progetti che noi gestiamo abbiano efficacia sul nostro territorio. Ci sono delle notizie che, diciamo, al di là di quello che si è detto, che comunque è importante, che sono dei piccoli spirali, diciamo, di luce, come quella di questa mattina che al Comune di Torino è stata votata la mozione del PD anche del 5 Stelle che è contro questo decreto di sicurezza. Niente, io non vi voglio tediare molto, anche perché c'è ancora ospiti illustri che devono parlare. Voglio semplicemente augurare a tutti noi di continuare a fare il nostro lavoro per bene, come l'abbiamo fatto finora, cercando appunto di garantire tutti i servizi a queste persone che vengono da parti del mondo, insomma, che non vengono a fare le crociere, diciamo, no? Come è stato detto, anche la terminologia che si usa è molto importante, è cambiato il linguaggio con il quale i politici attuali si esprimono, da prima gli italiani ai taxi del mare, insomma, hanno inculcato questo senso di paura delle persone che continua ad essere alimentato giorno dopo giorno. L'obiettivo nostro è quello di distruggere questo sentimento di odio che pervade le nostre comunità. Le nostre comunità sono state da sempre costituite da migranti, i nostri genitori, i nostri nonni hanno emigrato per poter trovare condizioni di vita migliori. Io credo che noi dovremmo garantire condizioni di vita migliori a chi oggi scappa da questi posti. Noi cercheremo di farlo sempre con la nostra capacità di essere vicini e di aiutare queste persone. Niente, vi ringrazio e faccio tanto auguri a tutti noi. Innanzitutto io, noi come associazione, vogliamo ringraziare i sindaci
e gli amministratori che hanno riconosciuto il lavoro del terzo settore e di tutti gli operatori che lavorano all'interno del sistema di accoglienza. Gli operatori dell'accoglienza non si occupano solo del proprio lavoro, non si limitano alle 8 ore lavorative, ma si occupano di promuovere in primis la cultura dell'accoglienza, la democrazia, non solo, quindi il nostro lavoro non si limita nelle 4 mura dell'ufficio, anzi il nostro lavoro si svolge per lo più all'esterno, nell'incontro con le persone che vivono la stessa comunità dei ragazzi in accoglienza presso lo Straro o presso i CAS, che sono non ospiti ma nuovi cittadini delle nostre comunità. E negli ultimi tempi, ma non solo, è capitato a tutti noi di incontrare al bar piuttosto che al supermercato o all'ufficio postale persone del posto che ti chiedono che lavoro fai, e quando tu dici che sei un operatore dello SPRAR iniziano a storcere il muso, e è proprio con quelle persone che noi dobbiamo lavorare di più. Dobbiamo spiegare a loro cosa significa fare accoglienza, cosa significa essere in accoglienza e perché queste persone, i ragazzi, questi uomini e le donne scappano dal proprio paese attraverso il deserto, attraverso il Mediterraneo, fino ad arrivare in Italia, che fanno la ricerca di un futuro migliore. Quindi non mi parlo del decreto Salvini, perché non già ce ne è parlato tanto, ce ne parlerà adesso l'avvocato di Asti. Il nostro augurio è quello di continuare a lavorare in questo senso, non limitarci ad ascoltare e non rispondere alle persone che si scagliano contro i richiedenti asilo e i titolari di protezione. Quindi questo è il mio augurio per noi operatori e associazioni che lavoriamo con i migranti. Vi ricordo che sabato mattina sarà una manifestazione che sarà tenuta a livello nazionale in tutte le piazze d'Italia, proprio per difendere i migranti sicuramente, ma per fermare soprattutto la barbarie determinata da questo decreto. Quindi invito tutti ad essere presenti qui sabato mattina alle 9:30 a Porta Napoli. Prego, Monica. Grazie Anna. Noi abbiamo celebrato la settimana scorsa il nostro 18° congresso, e la settimana prima ancora abbiamo celebrato tutti i congressi delle categorie della CGL, e nonostante le peculiarità che ogni categoria ha in virtù appunto della rappresentanza dei lavoratori appunto che ogni categoria rappresenta, noi abbiamo raggiunto una consapevolezza comune, forse più che consapevolezza, noi abbiamo raggiunto una preoccupazione comune. Noi siamo fortemente preoccupati degli attacchi che la nostra democrazia sta subendo da diverso tempo, forse anche da anni. Attacchi che si concretizzano, per esempio, attraverso l'attacco alla Carta Costituzionale, alla delegittimazione di ruoli e di istituzioni, attacchi che vanno in direzione dei diritti del lavoro, penso per esempio alla cancellazione dell'articolo 18, all'introduzione del Jobs Act, e perché no un attacco concreto e l'introduzione del decreto Salvini, e quindi la cancellazione di un sistema che è appunto il sistema Sprar. La CGL non è qui perché si sente la prima della classe, non siamo qui perché ci sentiamo migliori degli altri, anzi mi approfitto Anna e vorrei suggerire a tutti di invitare anche le organizzazioni sindacali. Noi siamo qui perché appunto crediamo nel sistema SPRAR, ci crediamo talmente tanto che nelle nostre relazioni, nei nostri documenti politici, noi abbiamo inciso, abbiamo messo nero su bianco
quanto il sistema stradale è un sistema che deve essere implementato, e abbiamo inciso il rifiuto del decreto Salvini. Noi crediamo che i problemi che ruotano anche intorno all'immigrazione, perché non sono problemi che riguardano solo l'immigrazione e che sono appunto lo sfruttamento sul lavoro, lo diceva prima il professor Ginier, il caporalato, che sono la sicurezza, non possono essere risolti attraverso l'introduzione di un decreto e quindi attraverso la cancellazione del sistema. Si possono risolvere solo se ragioniamo su un concetto di integrazione più ampio, e noi questo lo sappiamo bene perché da circa un paio di anni collaboriamo con ARCI e lo facciamo perché appunto noi probabilmente lo sapete già, in occasione della raccolta dei prodotti ortofrutticoli andiamo nei campi, e soprattutto nei campi di Nardò, e parliamo con i lavoratori migranti e raccontiamo loro qual è il sistema di regole di tutela dei lavoratori. E un paio di anni fa ci è venuto in mente di replicare la stessa esperienza nei centri SPRAR. È passata una telefonata velocissima, ci siamo capiti al volo con Anna e abbiamo condotto questa esperienza bellissima e abbiamo raggiunto più obiettivi. Innanzitutto abbiamo parlato agli ospiti e abbiamo detto loro: l'Italia è un paese di regole, è un paese dove vige il contratto collettivo nazionale del lavoro, è un paese dove vige il contratto provinciale del lavoro. E poi anche noi, organizzazione sindacale, abbiamo raggiunto maggiore consapevolezza rispetto a questo sistema. E questo è sicuramente un aspetto, lo diceva prima Anna, certo l'aspetto che ovviamente ci sconvolge di più è l'aspetto che riguarda voi, educatori, coordinatori. E si parla di una cancellazione di circa 112 progetti che a cascata si trasformerà in circa 500 licenziamenti. Io penso a Roberto Molentino, penso a Diana De Nicola, penso a Giorgia Pagliano, penso a Lorenzo Zito e a tutti quegli educatori che io in questi anni ho avuto modo, piacere e l'orgoglio di conoscere, perché sono persone, educatori, coordinatori che hanno una sensibilità e hanno acquisito negli anni una particolare professionalità. Per questo e per quanto detto prima, la CGIL sarà in prima linea in tutte le iniziative che decideremo insieme di organizzare. Grazie. Abbiamo l'intervento di Dario Bellucio dell'ASGI. L'ASGI è un'associazione di giuristi che da anni studia, si informa e fa circolare informazioni relative a quello che sono soprattutto il diritto d'asilo. Ed è una parte importante del tavolo d'asilo, del tavolo nazionale d'asilo, perché è grazie a loro che riusciamo poi a capire dove e come muoverci, cosa chiedere. Diciamo che senza l'ASGI sarebbe molto molto difficile lavorare oggi. Non è che ci risolvono niente, almeno ci dicono quanti morti abbiamo morito. Grazie a tutti, ma devo dire un'assemblea, un incontro emozionante, non soltanto per la quantità delle persone intervenute, ma anche per la qualità quanto appunto sono stati accorati gli eventi di tutti quelli che mi hanno preceduto. L'ASGI è forse qualcuno la conosce, insomma è un'associazione appunto di giuristi, l'associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, e da 28 anni noi tendenzialmente appunto ci occupiamo esclusivamente appunto di immigrazione, dello studio del diritto appunto dell'immigrazione, cercando di fornire effettivamente appunto degli strumenti di lettura innanzitutto delle norme, ma a partire delle norme della realtà sociale, perché poi il diritto è regolazione di rapporti sociali, non è qualcosa appunto di astratto appunto delle nostre vite. Devo dire che nel corso degli ultimi anni qualcosa è cambiato anche a livello appunto della nostra associazione, nel senso che associazioni prevalentemente di natura appunto, anzi forse esclusivamente di natura tecnica, ci si è in qualche misura evoluti, nel senso che ha dato dell'analisi tecnico-giuridica
possiamo sempre di più portare appunto a considerare anche le conseguenze in ordine sociale, in ordine politico appunto di quello che accade, diciamo, che ci circonda, il che, diciamo, ha portato non più tardi appunto che un paio di mesi fa il nostro presidente Lorenzo Turco a essere direttamente attaccato dal Ministero dell'Interno, ovvero lo stesso ministero nel quale, diciamo, noi abbiamo lavorato sempre in maniera, diciamo, volontaria, senza prendere una riga, per cercare di migliorare la normativa, le prassi appunto anche amministrative appunto sulla materia della dell'immigrazione appunto e della cittadinanza, e anche ovviamente appunto dell'asilo. Oggi, diciamo, questo lavoro appunto è indubbiamente molto più difficile. Devo dare atto del fatto, diciamo, che era diventato, diciamo, più difficile anche con il precedente governo. Non è una questione, diciamo, appunto, che nasce con le ultime elezioni politiche. Detto ciò, io vi invito, diciamo, appunto, a visitare il nostro sito internet, che è asci.it, perché abbiamo già pubblicato e stiamo pubblicando delle schede, diciamo, di lettura, una che sarà pubblicata nell'arco, spero, diciamo, di un paio di giorni, direttamente appunto e proprio per gli operatori, diciamo, del sistema della protezione internazionale, delle schede pratiche di lettura appunto del decreto legge 113 del 2018, insieme appunto a altri tipi appunto di approfondimenti sempre appunto su questo decreto legge. Abbiamo la fortuna, diciamo, di avere questo sito, diciamo, particolarmente appunto di immediata accessibilità, completamente, diciamo, pubblico. E abbiamo anche appunto molto lavorato perché anche la rivista Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, di cui siamo tra virgolette, diciamo, editori insieme appunto alla magistratura appunto democratica, oggi appunto è una rivista assolutamente appunto fruibile online, libera appunto e gratuita, per quella appunto che serve per ulteriori approfondimenti appunto di tipo magari appunto di tipo scientifico. Io detto ciò, non voglio sottrarmi, diciamo, al tema che, diciamo, della discussione, che è quello appunto del sistema di accoglienza. Voglio soltanto appunto ricordare tutto questo, diciamo, ad oggi, o meglio fino al 5 di ottobre, lo SPRAR è, cioè, a volte appunto diciamo il sistema SPRAR e poi il sistema, diciamo, dei casi, il sistema dell'accoglienza straordinaria. In realtà è una cosa che faccio anche io, in realtà è, come dire, abbastanza sbagliato, diciamo, proprio in questi termini. In Italia c'è un sistema di accoglienza, l'unico sistema di accoglienza, diciamo, che è normativamente appunto previsto dal decreto legislativo 142 del 2015 è lo SPRAR. Fuori dallo SPRAR non c'è sistema, non c'è nulla, diciamo, di come poter dire, diciamo, di coordinato. Vi sono una serie di interventi che nascono per essere eccezionali, temporanei, urgenti, limitati appunto nel tempo, che si strutturano nell'ambito o dei centri di primissima accoglienza, appunto gli hotspot, che come diceva anche prima il collega, diventano ora immediatamente dei luoghi di trattenimento e di detenzione per i richiedenti asilo che appunto arrivano in Italia, o negli hub regionali appunto e nel sistema appunto nell'ambito appunto dei centri di accoglienza, diciamo, straordinari. Ma quello non è sistema. Ogni prefettura, diciamo, ha un suo avviso, ma voi lavorate, diciamo, nell'ambito appunto di queste strutture, sapete, diciamo, meglio di me come appunto concretamente, diciamo, funziona. E il dubbio, lo diceva, diciamo, anche prima, cioè, ci sono delle ottime esperienze nell'ambito dei centri di accoglienza straordinari, esperienze che sono, come dire, pari a quelle, diciamo, che si hanno nell'ambito dello SPRAR. Spesso, diciamo, capita che alcuni soggetti gestiscano, diciamo, allo stesso tempo sia appunto un
pezzo dello SPRAR sia magari un centro di accoglienza straordinaria. E quanti tra gli operatori, diciamo, che ci sono anche oggi in sala, lavoreranno sicuramente magari nello stesso ente, sia appunto dentro un centro che è dello SPRAR, sia dentro un centro, diciamo, di accoglienza, diciamo, straordinaria, quindi fornendo la stessa professionalità. E però appunto ci sono delle questioni, diciamo, che sono abbastanza critiche. Il centro di accoglienza straordinaria tendenzialmente sono la formalizzazione di quello che è stato un fenomeno che magari il sociologo, diciamo, ci aiuta, diciamo, a declinare meglio, che noi abbiamo visto come emergenza Nord Africa nel 2011, come altri, diciamo, vedevano come primavera araba o comunque forme di ribellione nei confronti appunto di una serie di ingiustizie di carattere sociale, di carattere appunto economico, diciamo, di quant'altro. I centri di accoglienza straordinaria in qualche misura hanno strutturato il sistema appunto della emergenza Nord Africa e dell'accoglienza che era stato dato in un particolare momento, che era appunto quello appunto di una specifica, di uno specifico momento storico che ha causato i suoi riflessi anche appunto l'Italia. E però questa strutturazione ha portato a una follia di sistema, perché quello che appunto doveva essere l'accoglienza nell'ambito appunto straordinario, quello che doveva essere qualcosa di temporaneo, di provvisorio, perché così la legge appunto lo definisce, è diventato nei fatti il sistema ordinario dell'accoglienza. Cioè nei fatti si è stravolto quello che formalmente e giuridicamente è previsto, che appunto nell'ambito dei centri di accoglienza straordinaria, nell'ambito degli hub regionali di CARA, diciamo, e quant'altro, sono stati accolti nel corso degli ultimi anni, sicuramente appunto dal 2015, da quando appunto questa terminologia, diciamo, nuova appunto esiste, sono stati accolti oltre l'80% dei richiedenti e titolari appunto di protezione, e dove allo SPRAR è stato riservato il 20%, diciamo, di tutto ciò. Ora, io penso che se noi vogliamo lavorare nel senso, diciamo, di una forma di resistenza, diciamo, di uscita da un quadro che effettivamente è già stato descritto, sul quale appunto non mi fermo ulteriormente, però un quadro indubbiamente, diciamo, abbastanza buio, io credo che noi dobbiamo partire, diciamo, da queste consapevolezze, ci dobbiamo dire, diciamo, chiaramente con gli amministratori locali, non soltanto quelli che appunto hanno aderito allo SPRAR, ma con gli altri, quali sono i motivi per i quali, diciamo, non si è voluto fare lo SPRAR, quali sono i motivi perché i numeri, diciamo, di coloro che sono stati accolti in SPRAR nel corso degli anni sono stati appunto così ridotti. E credo, diciamo, in questo, non voglio dire declinando, ma dicendo la mia su quella che comunque è una proposta che è stata fatta prima dall'assessore Altare, di un comune di cui non ricordo però il nome, cioè occorre capire oggi, diciamo, nell'ambito di questo quadro, come effettivamente, in quale misura, diciamo, è possibile muoversi, è possibile arrivare ad una forma di integrazione di quello che probabilmente da domani sarà il sistema di accoglienza non più per i richiedenti asilo, ma soltanto per i titolari di una qualche forma di protezione. È possibile, diciamo, lavorare affinché le regioni stabiliscano dei piani concreti di integrazione delle persone straniere, italiane, all'interno, diciamo, dei tessuti sociali, così che si vada ad integrare quello che è il decapitato sistema di protezione SPRAR? Cioè, è possibile lavorare, diciamo, politicamente appunto in questo senso? Io lo chiedo, ma me lo chiedo, perché sono consapevole del fatto che
sia pur a livello regionale, si potrebbero creare differenziazioni e modelli di intervento, diciamo, differenziati, il che è pericoloso, il che appunto può dare effettivamente appunto luogo a difficoltà, a problemi, diciamo, più ad altro. Detto ciò, noi da domani non abbiamo più, da domani, dal 5 di ottobre non abbiamo più un sistema di accoglienza per i richiedenti asilo. È qualcosa su cui, diciamo, occorre necessariamente appunto integrarsi, cioè orientarsi, gli operatori, diciamo, si dovranno orientare. La scelta, secondo me, se questa appunto, come ho visto, è stata un'assemblea non solo si partecipa, ma così politica, tanto da farmi quasi uscire, diciamo, fuori dalla veste, diciamo, di giurista. Ma la scelta è tra il sistema SPRAR e i centri di accoglienza straordinaria, ma è una scelta tutto sommato politica. Cioè, è una scelta tra un sistema pubblico governato, diciamo, nell'ambito appunto di un'ottica pubblica in cui i comuni si fanno garanti di un percorso di un certo tipo e anche della distribuzione di soldi della collettività, è un sistema che di fatto, quello dell'accoglienza straordinaria, è un sistema privato. È un sistema che si accede, diciamo, attraverso, diciamo, degli avvisi, alcuni un po' dubbi. La scelta di fondo, diciamo, è quella lì. Allora, secondo me, se c'è modo di lavorare, diciamo, oggi anche in ambito regionale, affinché delle forme di integrazione sociale, delle forme di integrazione appunto territoriale, delle forme di accompagnamento nei confronti appunto dei richiedenti asilo alla loro audizione in commissione, è ciò che mancherà, perché tutto voi, tutto quello che farete, diciamo, come tutto ciò gli operatori, diciamo, faranno, sarà accogliere coloro che sono già titolari, diciamo, di un determinato diritto, no? Di un determinato titolo di soggiorno. Per cui effettivamente gli operatori dovranno anche capire, diciamo, quale sarà, diciamo, il loro lavoro, visto che dubito che voi abbiate, diciamo, intenzione di fare gli albergatori o cose, diciamo, del genere. Bisogna capire nel momento in cui il compito principale dello Stato non è più quello di accompagnare le persone, diciamo, in commissione per poi poter lavorare sulla loro integrazione, sull'individuo, sull'autonomia, diciamo, dell'individuo e sul tessuto sociale, su cosa, diciamo, lavorerà, diciamo, immagino molto di più appunto sul percorso, diciamo, successivo al riconoscimento, diciamo, di una forma di protezione rivolta appunto esclusivamente appunto all'integrazione, diciamo, sociolavorativa di una, diciamo, di un individuo, che saranno molto di più rispetto a quelli che comunque già sicuramente sono i contatti, diciamo, i progetti che si svilupperanno, diciamo, nell'ambito del mondo del lavoro rispetto appunto a quanto viene fatto. Direi, diciamo, necessariamente, insomma, una roba del genere, ci sarà bisogno di una formazione, diciamo, ovviamente anche ricalibrata nei confronti di tutti coloro che operano nelle strutture. Però ecco, secondo me è importante appunto cercare di capire come questo sistema, che ormai è monco, perché la volontà è quella appunto di renderlo monco per gli effetti che tutti scrivete, diciamo, che si vogliono. Molti hanno descritto oggi che si vogliono effettivamente appunto realizzare, come si integra, se è possibile appunto integrarlo. Qui nessuno ha la capacità, diciamo, di farlo individualmente, credo nessuno. Quello che è successo a Riace dà, come dire, un attimo appunto il anche il segno, diciamo, il quadro, diciamo, del, diciamo, di contesto. Io spero che quello che dice il Mimmo Cane, il sindaco, diciamo, di Riace, si possa effettivamente appunto realizzare, ovvero che quel modello, diciamo, un modello poi effettivamente sbagliato, perché è un modello che può essere adattato esclusivamente, diciamo, a quelle zone, diciamo, della Calabria, diciamo, quello che ho fatto a Riace, quell'esempio
diciamo così, importante, io spero, diciamo, che riuscirà a continuare ad andare avanti anche eventualmente, diciamo, al limite attraverso appunto fondi privati, ma non si può pensare, diciamo, di gestire progetti molto più grandi esclusivamente appunto attraverso fondi privati. Gli amministratori, diciamo, locali, quindi, lo sanno, quindi non ne hanno tra l'altro le risorse, diciamo, perché a livello comunale possano essere gestite, diciamo, implementate delle politiche, diciamo, su vasta scala, diciamo, in questo settore. Non ha bisogno. No, io penso che questo appunto sia un tema molto importante sul quale appunto ci dobbiamo, come dire, ci dobbiamo occupare. Però voglio dire anche un'altra cosa, rispetto appunto a quello che diceva prima il collega, rispetto appunto ai permessi di soggiorno. Ora è evidente che noi andremo incontro, a seguito dell'abrogazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, noi andremo incontro a una serie di clandestinizzazioni di ritorno, diciamo, una serie di persone che diventeranno irregolari, diciamo, da che invece appunto erano regolari. Voi sapete bene, diciamo, che le nuove norme prevedono che il nuovo permesso di soggiorno, diciamo, che eventualmente dovesse essere rilasciato per protezione speciale, è un permesso di soggiorno che non è convertibile come attualmente è il permesso di soggiorno per motivi, diciamo, umanitari, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Questo vuol dire che ogni anno, più due, ma ogni anno, le persone che eventualmente potessero accedere a un permesso di soggiorno con motivo di protezione sociale dovranno ritornare in commissione per verificare se ci sono sempre quei rischi di tortura, di trattamenti umani, diciamo, degradanti o di persecuzione, diciamo, e quant'altro, perché differentemente diventerebbero immediatamente appunto irregolari. Ora, è vero, ed è vero, diciamo, che gli spazi anche appunto di contenzioso giudiziario per ottenere, diciamo, una vittoria in termini di contenzioso giudiziario, diciamo, in questo ambito si vanno sicuramente a restringere. Però guardiamo bene, diciamo, che il fatto che venga eliminato il permesso di soggiorno per motivi umanitari non vuol dire che tutti i diritti che venivano riconosciuti per il tramite di questa norma aperta che faceva riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali in Italia appunto era tenuta vengano meno. Quei diritti ci sono perché sono diritti che sono scritti nella nostra carta costituzionale, sono diritti che sono scritti nel patto sulla legge dei diritti civili e politici, nelle norme dei trattati internazionali di cui l'Italia è firmataria e che non scompaiono perché è scomparsa la formulazione della, diciamo, precedente dell'articolo 5,6 del testo unico immigrazione. Quando il Presidente della Repubblica scrive al Presidente del Consiglio, nel momento in cui, devo dire, secondo me, improvvidamente firma il decreto legge 113 del 2018, quando lo fa e scrive appunto al Presidente del Consiglio, ricordando al Presidente del Consiglio che comunque l'eliminazione del riferimento al rispetto da parte delle commissioni territoriali o anche dei giudici degli obblighi costituzionali ed internazionali, diciamo, che l'Italia è tenuta, non comporta certo che quegli obblighi non debbano essere applicati, perché quelli sono obblighi che ricadono sulla pubblica amministrazione, Sta dicendo quello che si diceva precedentemente all'introduzione, diciamo, delle norme appunto anche sul sistema della protezione internazionale, quindi a seguito del 2007 e del 2008 con i decreti legislativi 251 e 25. Cioè sta dicendo, guardate, che torna applicabile l'articolo 10,3 della Costituzione. È immediatamente applicabile l'articolo 10,3 della Costituzione, cioè a colui al quale non sono garantite le libertà democratiche che vengono garantite nella Costituzione, diciamo, italiana, deve essere riconosciuto il diritto di asilo. Poi, come lo voglia chiamare il permesso di soggiorno, diciamo, la questura che dovrà materialmente rilasciare, è problema, diciamo, secondario, ma il fatto che
il giudice possa riconoscere, come è stato fatto appunto in passato, quel diritto, io credo che sia importante, che noi lo dobbiamo ricordare in ogni contesto. È evidente che se noi avessimo delle autorità amministrative preposte al riconoscimento della protezione internazionale come indipendenti ed autonome, questo discorso sarebbe concretamente, diciamo, fattibile anche nei confronti di quelle autorità. Cioè, se le nostre commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale non fossero incardinate stabilmente all'interno del Ministero dell'Interno, come sono, diciamo, attualmente, perché sono un pezzo, diciamo, voi ben sapete, del Ministero appunto dell'Interno, ma fossero delle autorità indipendenti, probabilmente, diciamo, quel ragionamento varrebbe, anzi sicuramente, diciamo, varrebbe anche per quell'autorità indipendente, cioè quella stessa autorità indipendente si dovrebbe porre il limite di non andare oltre l'articolo 10 di altri ordini costituzionali e dunque riconoscere l'asilo costituzionale, come si chiamava appunto un tempo, ed è bene che ritorniamo appunto a nominarlo, riconoscere l'asilo costituzionale anche appunto in via amministrativa. Non succederà perché le commissioni territoriali non sono un organo, un'autorità indipendente, ma sono un soggetto appunto stabilmente incardinato dentro il Ministero dell'Interno, che risponde alle direttive del Ministero dell'Interno, i cui funzionari sono oggi dipendenti del Ministero dell'Interno. Quando la Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo a luglio scrive una PEC, quindi ufficialmente, a tutti i presidenti delle commissioni territoriali dicendo: cari presidenti, guardate che nonostante il fatto che il Ministro dell'Interno è intervenuto 10 giorni fa per dire che dobbiamo ridurre il numero dei riconoscimenti delle protezioni umanitarie, io verifico che in questi 10 giorni non solo non c'è stata quella diminuzione, ma addirittura un sensibile aumento di diritto a tenere in considerazione ciò che scrive il Ministero dell'Interno. Quando un presidente tutto della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, che voi sapete per legge ha funzioni di indirizzo, di controllo e di coordinamento, diciamo, delle funzioni territoriali, quando un presidente del genere dice una roba del genere, noi abbiamo, diciamo, tutti chiaramente appunto idea che non abbiamo a che fare con un'autorità indipendente, come fosse l'autorità garante della concorrenza del mercato, l'autorità garante per la libertà delle persone, per i diritti delle persone, diciamo, detenute, o le altre appunto autorità indipendenti che ci sono. Prima lo dicevano un po', diciamo noi, lo diceva appunto qualcun altro, diciamo, si lamentava di questa distorsione. Oggi, diciamo, forse è un pochino più evidente. È un altro elemento appunto che, come dire, dobbiamo tenere in considerazione per dire che la battaglia, perché di battaglia appunto si tratta, per l'affermazione dei diritti costituzionali nei confronti delle persone straniere, è una battaglia che innanzitutto, diciamo, ci riguarda. Perché guardate, se oggi, diciamo, si va con questo decreto legge allargando l'ipotesi in cui non è possibile ricorrere in appello contro una decisione del giudice o del tribunale su una questione, diciamo, di protezione appunto internazionale, diciamo, umanitaria, cioè se si è allargato il quadro di quello che il decreto legge di Luigi Orlando aveva appunto scritto, diciamo, precedentemente, io sono abbastanza sicuro che domani quell'allargamento uscirà dagli argini delle persone, diciamo, delle tutele rivolte appunto alle persone straniere e riguarderà anche le persone di cittadinanza italiana ed europea, perché si sta anche lì sdoganando, diciamo, un concetto che è quello secondo il quale alcuni diritti possono godere di una tutela anche giurisdizionale inferiore rispetto a quelli che possono godere, diciamo, oggi. Quindi se ce lo ritroveremo poi nell'ambito del processo di lavoro, dico per dire, una cosa del genere, non dovremo appunto più meravigliarci.
Ora, beh, mi fermo, già diciamo detto davvero tanto, però io vi ringrazio diciamo moltissimo, spero diciamo di fare il possesso della delibera del Consiglio Comunale non di Torino, esatto, quello di Martà, no? Io non so se c'è ancora l'assessore, se c'è ancora, magari perché mi interesserebbe veramente diciamo tantissimo. Noi dal punto di vista diciamo come associazione che ACI è nostra socia, per cui di dove possiamo fornire appunto, siamo molto orgogliosi appunto di poterlo fare. Non è sicuramente una situazione semplice, diciamo, come tutti riconosciamo. Detto ciò, io penso che ci sono appunto delle strade che bisogna che si possono intraprendere per provare diciamo, a modificare la situazione. Non sarà forse purtroppo diciamo, quella parlamentare, perché sembra diciamo, bloccata diciamo, quella strada, ma credo che altre strade appunto siano fatte. Grazie. Tanti avvocati, faremo lavorare tutti. Abbiamo il piacere con noi l'assessore alla cultura del Comune di Lecce, Antonio Landi, a cui chiedo un piccolo intervento, ci fa tanto piacere, perché per noi interazione, per noi accoglienza e soprattutto cambio culturale. Veramente solo due parole, io sono qui non come assessore ma come persona molto vicina, come cittadina molto vicina a questi bimbi. Tra l'altro io sto vivendo una mia situazione personale della quale sono molto contenta. Credo che ci sia un numero di vita che è in uscita, che è tutto dedicato a delle storie dei racconti, perché il problema e qui io mi sto accorgendo è che le cose ce le diciamo sempre tra di noi, chi ascolta Radio 3, chi legge certi libri, chi legge certi blog, e quindi abbiamo sempre una visione sbagliata forse, o comunque parziale di quello che ci sta attorno. E nel frattempo sotto gli occhi, sotto il naso, no, è accaduto quello che è accaduto. Però perché mi è venuta voglia di dire due parole? Perché qui oggi il tema è stato affrontato soprattutto dal punto di vista delle amministrazioni, di chi si occupa dell'accoglienza e della gestione. Ma io credo che dobbiamo assolutamente affrontare questo argomento, e lo penso anche come amministrazione, tutti gli assessorati, tutti gli assessori ne devono essere coinvolti. Però io a me non interessano i monumenti. Adesso qualche giornalista da dire che all'assessore alla cultura non interessano i monumenti. A me interessano le persone che li abitano, come li vivono, come li riconoscono. E qui è la città intera, la città con tutti quelli che in quel momento, cittadini stabili, transitori, devono poter godere di questo. Però il problema è più profondo. Io mi chiedo, quando ho letto di Lodi o ho letto della signora in treno, no? Mi è anche un po' difficile chiamarla signora. Credo che abbiate letto, no? Che questa che ha chiesto alla fanciulla che le stava accanto se aveva il biglietto, quindi dando per scontato che uno in freccia rossa con la pelle di colore differente salga clandestinamente, non pagando il biglietto. E quando lei ha dimostrato che aveva il biglietto, questa gli ha detto se si poteva allontanare perché lei non stava seduta vicino a lei. Allora, a parte che sembra di tornare in tempo di Dora Parks, che è pazzesco, cioè veramente. Però io non mi sono tanto chiesta quello
ma le persone che erano attorno come hanno reagito, come le famiglie dei bambini che a Lodi mangiavano al piano di sopra come hanno reagito. Questo è quello che in questo momento mi spaventa di più. E quindi è quello sul quale a me piacerebbe che tutti insieme lavorassero, perché è come riuscire a smontare le bugie quotidiane, no? Che vengono anche qui a Lecce raccontate, perché in questo momento l'ordine pubblico coincide al 99% con gli immigrati che hanno sì combinato dei fatti criminosi alla stazione, o ogni tanto magari litigano violentemente, troppo violentemente alla villa, ma non è possibile far coincidere il problema di ordine pubblico solo, però avvengono solo loro, no? Allora come riuscire a far sì che la narrazione, le storie siano completamente diverse? Quindi perché Salvini, perché il ministro degli interni agita questo tema, lo si capisce, perché vuole far sì che non si accorga di tutto il resto, però come è possibile che sia la popolazione che accetta questo? E non è neanche, questa è la cosa più terribile, quando questo accadeva in Germania tu avevi un qualcun altro dall'altra parte, era contro la razza ariana, quindi non abbiamo neanche uno spauracchio che stiamo agitando. È il buon, come dire, ci portano via il lavoro, mangiano i nostri pasti, ci sono anche degli argomenti, come dire, di tranquilla vita quotidiana. Io lo trovo pazzesco, però bisogna capire come riuscire a intervenire fin dai primi anni di vita, come intervenire nelle scuole, come intervenire, come far sì che la narrazione sia una narrazione completamente diversa. Io chiudo qui perché potremo chiaramente su questi temi emozionarci a lungo, però non può essere solo un tema del quale si occupano quelli che sono quelli che in questo momento cercano con tutti i modi di far sì che non venga messo in crisi questo sistema, che in alcune città, in alcuni luoghi è un sistema straordinario di accoglienza, perché è un sistema che si è occupato delle persone, non di pacchi che arrivavano sui quali lucrare. Quindi come non distruggere quello? Ma oggi temo che questo non sia più sufficiente. Bisogna assolutamente lavorare in maniera trasversale. Ognuno di noi che esce di qui nel suo quotidiano dovrebbe fare dei piccoli gesti, indipendentemente dal fatto che sia coinvolto direttamente come operatore, di piccoli gesti quotidiani, piccoli antipacotti, piccoli segni. Perché il rischio che stiamo correndo, che non è un rischio a questo punto solo per quelli che arrivano, ma è un rischio per noi, perché ne va la democrazia anche per me che sono bianca. La frontiera dei diritti, oggi la frontiera dei diritti dei migranti. Ma una volta superata quella frontiera saranno i diritti di tutti ad essere messi in discussione, perché qui lavoriamo su quei diritti per difendere il diritto di tutti quanti noi ad essere qui e ad essere liberi. E volevo dire una cosa da questo, in verità nei progetti SPRAR non si lavora all'interno dei progetti, si lavora all'esterno, ed è una cosa che facciamo continuamente, qui siamo sempre nelle scuole, siamo ovunque ci sia associazionismo, siamo ovunque dove ci siano momenti di inclusione sociale, nelle feste di strada, ci siamo sempre. Ma non lo dovete fare voi, lo devono fare anche tutti gli altri. Sì, però siamo riusciti così a creare delle bellissime rating. Il problema è che abbiamo, appunto pure ieri, che non abbiamo a livello mediatico lo stesso, diciamo, lo stesso attacco che ha invece una certa destra, che ha invece quella fatta con la rabbia, con il rigore, con l'ignoranza, non ci riusciamo ad essere così e fortunatamente non lo siamo. Abbiamo bisogno però di rispondere colpo su colpo a tutto quello che viene combinato, perché ognuno di noi deve essere portatore di valori reali, che devono essere in qualche maniera, come devo dire, il contraccolpo a quello che ci stanno proponendo. Questo non è un momento conclusivo, questo è l'inizio di una battaglia che noi porteremo avanti, questo
questo incontro è soltanto l'inizio di qualche cosa che ci porterà però a rivederci continuamente e a cercare interlocutori politici a tutti i livelli. E noi siamo contenti che gli enti locali oggi siano stati presenti qua, perché è importante che l'ente locale ci rappresenti, perché noi rappresentiamo loro anche in altri contesti. È importante però oggi riuscire a dare il giusto peso a quello che sta avvenendo. Allora, Nazione, stiamo lavorando tanto perché quel decreto non passi così com'è. Non sappiamo come andrà a finire, perché siamo davvero in mano a, e non uso aggettivazioni perché adesso infatti denuncia la diffamazione subito subito. Però siamo veramente in mani, diciamo, poco sicure, quantomeno. E, sì, dilettanti è già un'aggettivazione positiva. E, abbiamo degli stessimi rischi. Paradossalmente abbiamo il rischio che queste persone si affezionino immediatamente a queste poltroncine che hanno avuto, per cui passino sopra tutto quello che era il loro vissuto politico, tutte le promesse fatte. E queste cose le stiamo verificando anche per quanto riguarda la TAP. Avete visto che oggi il cantiere TAP è stato creato dalla magistratura, non dalla politica. E questa la dice lunga, no? Su cosa si dice in campagna elettorale e cosa avviene adesso. Speriamo sempre comunque con qualcuno che abbia un pochettino più di saggezza politica, di saggezza soprattutto per quanto riguarda i diritti umani. Che dire, ci aggiorniamo prestissimo, speriamo di vederci tutti quanti sabato, perché è importante a Lecce, una città come Lecce, essere in tanti. Saremo in tanti sicuramente con i nostri ombrelli colorati, con i nostri slogan, con le parole che sapremo dire. E poi dal 27 in poi ci aggiorneremo sempre comunque. Grazie a tutti per la sua attenzione.